Buonasera! Buonasera! Ciao. Buonasera ragazzi, come va? Molto ciao a tutti, bene. A va bene, voi come state? Bene, bene, oggi, bene. Oggi non ci siamo visti in ufficio, come oggi. Va, come state? Ecco perché siamo va bene, bene. Siamo bene, abbiamo lavorato, non so te Giovanni che hai fatto. No, io guarda, io ho staccato video su YouTube. Un nuovo come cazzo hanno fatto, beh. È già pronto. Già pronto, è pronto? Già è già sì, pronto, sì. Ma Zingarelli è sul pezzo talmente tanto che va in anticipo. Di io due settimane. Ho staccato esatto. Di lavorare 20 minuti fa. Perché a casa siamo già in hype train di livello 2. Grazie capito? Mille a tutti quelli che ci mandano in hype train. Cos'è l'hype train? E vai, siamo in hype train. Esatto. Comunque ragazzi, non lavorate da casa, perché è sbagliato, perché si lavora di più da casa. Non, sì, è una fregatura. Non scusate, si deve fare. Vorrei farvi vedere che cosa vedo io della chat questa sera. Scusate. Ecco. Perfetto. Questo Adriano è quello ottimo. Che io vedo della chat. Comodo, no? Va io invece oggi... vabbè, allora benvenuti ogni cosa. Questa puntata di come si chiama? Opinioni pericolose. Sempre opinioni pericolose. Benvenuti in questa puntata di Roma. Guarda, non lo so più, non so più cosa devo dire nella mia vita. Ogni tanto sbaglio i percorsi, dico mischio le vite. Guarda, è un casino. Giustamente dicono Cioni è basso, però di audio. Quindi Marco ingoia il microfono oppure alza il volume. A parte che Linkin Soldier, come al solito, è arrivato, ha regalato tutto. Ma c'è qualcuno che giustamente si lamenta e dice: uè, ma Sidonia? State calmi. Stanno qua solo per Sidonia. È giusto, mannaggia, è giusto così. Voi. Comunque, vedo che nella settimana in cui io non ci sono stato, avete ricominciato ad accavallarvi quando parlate. Cioè, Matteo Bruno è servito un cazzo. Che non è buono. Ma quello sono io quando faccio l'avvocato. Sono indisciplinato. Ah, Giovanni. Tu sei indisciplinato, ok, ho capito. Sì, sì. Non riesco, cioè io facevo le battute anche a Marco che era nella mia stessa squadra, capito? Io non riesco proprio a contenermi. Era mega fastidioso. No, non è vero. No, esatto, invece riscuoto sempre molto successo quando faccio l'avvocato. Io vorrei tanto leggere la chat questa sera, ma mi è impossibile, cioè posso ci provarci? Sono dei ringraziamenti da fare, Giovanni. Sì, ho visto. Sì, c'è Linkin Soldier che, come ha accennato Mauro prima, ha appena regalato 10 abbonamenti. Scusa, ma c'è Santucci che non ce la fa proprio a non dire cose. Santucci, devo ringraziare la gente. C'è anche a Macca Banane 2 euro e 0,2 centesimi. Io credo che lui doni in dollari qualcosa, e quindi in euro esce 2 euro e 0,2. Ma buonasera. Lo fa perché gli piace creare dici? Il delirio. Può sì, essere. Ma buonasera, ragazzuoli. In questo mercoledì, croccantezza in abbondanza per tutti. Mi raccomando. Grazie a Macca Banane. Grazie a tutta la chat. Adesso, se Doni arriva, state calmi. Tra l'altro, ragazzi, sta per arrivare un grande ritorno. Ritorno, oltre all'arrivo di Sidonia, questa puntata di Opinioni Pericolose torna la scala. La mia scala. Ah, la scala. Ah, la scala. Quella che usi per cacare in testa i tuoi avversari. Ecco, perfetto, dai. Ma scusa, perché hai cambiato fondale stasera? Ma è una storia lunga, la versione breve è che ho cambiato semplicemente tutto l'assetto di Twitch, così non devo più spostare un cazzo, e quindi adesso è quella lunga, per curiosità. Quella lunga qual è, se questa è quella breve? No, quella lunga è tutta una questione sulla fibra che abbiamo raccontato lunedì. Ma te l'hanno messa la fibra? Non vedi quanto è bello? Oh, adesso, non solo, allora, scusatemi. Non solo voi, ma posso vedervi? Cioè io vi vedo in full HD, io prima bello. Non potevo farlo. Pensi che bello. Wow. Che è una maledizione in realtà. Akituan chiede chi è Sidonia. Allora, io comincerò prima che lui arrivi a introdurlo, perché voi dovreste tutti quanti conoscerlo. Tutti. E se voi andate su YouTube e cercate Sidonia, trovate il suo canale YouTube che è CYDO. Potete anche scrivere, credo, punto esclamativo Sidonia nella chat. Esatto. Sì, vabbè, perché tu sei un campione, io non sono ancora avvezzo a queste cose tecniche. E ha un canale che parla, diciamo, tratta principalmente del tema Pokémon, non esclusivamente, ma quasi in maniera, diciamo, principale. Santucci il telefono. E
Io lo seguo tantissimo, sono mega fan, mi do tutti i video, ci sono, c'è un format che a me manda in totale fissa che è Poké Mitologia, in cui lui racconta ogni singolo Pokémon, da cosa, cioè come è nato e da che hanno tratto ispirazione a livello sia di mondo animale sia di leggende nel mondo reale, a livello giapponese, ti crea tutto un background, insomma un canale molto figo di divulgazione su questo tipo di arte, della creazione di questo brand che è, penso, il, Mauro confermami se sbaglio, il brand più redditizio al mondo, credo. Se sommi tutte le cose è uno dei, penso sì, sia forse il franchise più, non so neanche se più della Bibbia e di tutto il resto di quella roba là. Ma questo mi dissocio, tra quelli di finzione sì, non credo. Ok, vedi, non pensavo. Adriano Cioni, uno che si chiama Adriano Cioni, che scrive: oh, ma che siete venuti a Tivoli e non avete detto nulla, io un caffè ve lo offrivo volentieri. Santucci, vabbè, a te, ho capito. Santucci Adriano a te Cioni anche un... due. Adriano Cioni è un mostro. Capito, Adriano Cioni, sì, è un corpo di uomo con la testa di cazzo. Ragazzi, scusate, appena donato 2 euro. Una figura bello, mitologica. Cioè, sì, appena mi è piaciuta molto. Se era preparata, se era spontanea, così estemporanea, bravo. È una citazione. Santa Maradona. Non è tua, fa troppo ridere. No, se qualcuno del gruppo Telegram ci segue in questo momento, spero di sì, perché altrimenti che cazzo state a fare il gruppo Telegram, potete per favore al volo fare un meme su Adriano Cioni non esiste, quella formula lì. Allora, fusione, no, io preferirei il meme, no, quella dello psicologo. Io allo psicologo Adriano Cioni non esiste. No, a me piacerebbe vedere Trunks, Goten e poi Adriano Cioni. Vabbè, però con le nostre facce. Va bene, allora entriamo nella trasmissione vera. Allora, queste opinioni pericolose, qui si parla di cinema e serie TV, e questa sera avremo come al solito un utente che porterà la sua opinione pericolosa, e adesso faremo entrare Saidonia che nella prima opinione farà il giudice aggiunto con me, quindi grande, grande responsabilità. Ma nella seconda opinione Saidonia sarà uno degli avvocati, perché la tematica lo riguarderà da vicino, possiamo dire solamente questo. Quindi diciamo a Giacomo: libera il Kraken e manda Saidonia, mandagli il link. Adriano spiega come funziona dopo, quando entra Saido, perché magari ci sono altri suoi fan che non ci conoscono, così lo diciamo subito. Esatto. Appena entra. Nel frattempo io vi ricordo che continuate ad abbonarvi, se volete farlo continuate a regalare abbonamenti, che è la cosa che a noi piace molto, perché così si dà la possibilità anche a chi non si può abbonare di usufruire appieno di questo canale Twitch senza pubblicità, di poter entrare nel canale Telegram, di poter entrare nel gruppo Telegram se vi abbonate per almeno 3 mesi consecutivi e restate abbonati, come ha fatto adesso Fluzit. Esatto, che si è appena abbonato. Bravo Fluzzi, io questa sera ho questo problema della chat, ragazzi, non riesco. Aggiungo proprio... anche, ragazzi, che da ottobre tutti coloro che saranno abbonati al canale avranno la possibilità di seguire insieme a noi questo tentativo, questo esperimento che è il Watch Party. Quindi sceglieremo, esatto, insieme un film e ci vedremo insieme questo film per poi fare una specie di mini cineforum dopo il film. Però sarà un evento esclusivo per gli abbonati, quindi se sarete abbonati, e soprattutto per chi ha il Prime, per forza. Mi scordo sempre di dirlo, ovviamente essendo Twitch di Amazon fa fare questa cosa solo guardando contenuti su Amazon Prime, quindi se non avete Prime non potete guardarli, e quindi è un po', lascia un po' il tempo che trova. Eccolo. Allora, è arrivato Saidonia, ciao. Buonasera signori, buonasera. Buonasera a lei, vedo che con le luci sei in tema, sei sul rosso arancione, grande, bravissimo, vedi, queste sono le persone che mi piacciono. Vabbè, ma lui è un pro dello streaming, mica come noi. Vabbè. Allora, tra l'altro ci fanno notare giustamente nella chat che il nostro amico è anche studente di giurisprudenza, quindi è un po' un problema, cioè sarà molto arrabbiato. No. Allora, noi detto un po', ti abbiamo raccontato un po' di te, però secondo me prenditi un minuto per raccontare a chi non ti conosce chi sei, dove sei, che fai. Assolutamente.
Assolutamente, per me è un piacere innanzitutto essere qua, Slim Dogs Production è il luogo in cui vado quando devo capire che Sony comprare per i miei streaming. ho visto proprio di recente anche alcuni video sull'ultima Sony, quindi sono estasiato dall'essere qui stasera, anche perché insomma noi cerchiamo di nel nostro lavoro di dare il massimo dal punto di vista video. Crediamo che il lavoro creativo sul web abbia la necessità di curare anche l'estetica, e troppo spesso invece si bypassa insomma dal punto di vista video e audio, quindi il lavoro che fate secondo me è splendido. Quello che faccio io è particolare invece, perché io che cosa faccio? Io mi occupo di Pokémon, assieme abbiamo un canale, io e Chiara, lei si occupa di regia, montaggio, riprese, luci, tutto quello che non concerne la scrittura dei video e la recitazione dei video. Io invece mi occupo dell'appunto stesura dei copioni dei nostri contenuti video e della recitazione degli stessi, che sono, come diceva giustamente Marco, principalmente a tema Pokémon, ma la verità è che sono un grande paraculo e cerco di utilizzare Pokémon per parlare di altro, quindi di usare il videogioco come ponte per andare a finire a chiacchierare di attualità e quant'altro. Ci sono appunto rubriche come quella di Poké Mitologia, nelle quali trattiamo della mitologia e quindi parliamo di folklore, sostanzialmente di cultura, in un'altra rubrica che praticamente a cadenza annuale viene pubblicata Halloween, che si chiama L'Antico Chateau, parliamo delle controversie che hanno afflitto il brand Pokémon. Mi viene in mente, non so, la puntata bannata del 1997 di dicembre, che si dice abbia causato crisi epilettiche, appunto, esattamente, quando invece è venuto fuori che degli psicologi hanno studiato l'evento e si trattava di un fenomeno di isteria di massa, quindi narrando e raccontando cosa sia l'isteria di massa al pubblico che ci segue. In generale credo che i videogiochi siano un media splendido per poter parlare di qualunque cosa, un po' come il cinema, no? Per certi versi, e quindi mi piace proprio fare questa montagna russa che usa Pokémon come scusa per volare in alto e parlare di tante cose. Stasera immagino faremo lo stesso. Beh, un'introduzione migliore di questa non ci poteva essere. Per la manunza. Considera che quando lui dice che scrive i video, lui consuma più o meno 400 kg di carta a video quando li scrive. Perfetto, circa. Perfetto. E allora siamo a posto, è nel format giusto. Giovanni, sì. Tu che volevi dire? No, che lui è assolutamente nato per questo format, cioè perfetto, e disgraziato chi ce l'avrà contro questa sera, perché allora ricordiamo, anzi diciamo dire, a tutti quelli che sono nuovi questa sera, che magari sono passano per la prima volta, o anche grazie al fatto che c'è qui con noi Saidonia, questo format funziona così: adesso arriverà un utente che porterà la sua opinione pericolosa a tema cinema e serie TV. L'opinione pericolosa è quella opinione che tu hai paura di dire, quando anche quando sei tra gli amici, capito? Perché sai che soprattutto, cioè che sai che poi potresti far partire quelle discussioni che non finiscono mai. Quindi come funziona? L'utente porterà l'opinione, noi ci divideremo in squadre, nella fattispecie Giovanni, Marco, Mauro e l'utente si divideranno in squadre, mentre io e questa sera anche Saidonia con me saremo i giudici della situazione, che dovremo alla fine decidere se l'opinione è vera, portata dall'utente, è vera oppure no, sulla base, cercando di essere più imparziali possibili, sulla base semplicemente di come si comporteranno le due squadre dell'attacco e dell'accusa e della difesa, come in un vero processo, e quindi solamente con quello che verrà detto e sulla loro capacità di convincerci. Perché ricordiamo che a noi non ce ne frega un cazzo della realtà oggettiva, no, dei fatti, ma solo dell'opinione di Adriano Santucci. Assolutamente, esatto. E di Saidonia in questa prima opinione, che come sempre, perché, vi ricordo, modificherà la storia del cinema, cioè gli MDB cambiano, l'abbiamo sempre detto questa cosa. Quindi nella fattispecie quello che noi andiamo a fare è dare un giudizio sulla base di quello che viene detto. Abbiamo deciso delle cose impensabili all'interno di questo format, tipo, non lo so, voi vi ricordate qualcuna assurda? Io sì, non mi sfugge, sì, però che fantastico, cioè, Star Wars non era un capolavoro, esatto, abbiamo deciso che Scrubs è una serie con più alti che bassi, che fantasia, più bassi che alti, abbiamo
deciso. Fantasia è il miglior classico della Disney. Che Fantasia è il miglior classico Disney di sempre. Cioè, un po' di cazzate. Vabbè, vabbè, ragazzi, detto. Però. No, però evidentemente perché la squadra di avvocati messi a servizio dell'opinione è stata brava. Abbiamo forse deciso un pezzo di fango. Abbiamo deciso che Re Leone ha rotto il cazzo, ma su questo siamo molto d'accordo. Re Leone ha rotto il cazzo. Ecco. Quindi va bene. Allora a questo punto però nell'altro format questo. No. Facciamo entrare l'utente. Giacomo, diamo il via a Giacomo per l'utente. Esatto. E infatti ringraziamo Giacomo Borica che sta qui come ogni sera con noi ogni sera a fare da moderatore, a cercare di rendere decente questa chat. Io ringrazio Ago _ ZZ che ha donato 3,33 euro dicendo: buonasera cani, mi dispiace non essere dei vostri stasera, quindi ecco una donazione simbolica per farmi perdonare, prometto che recupererò la live e forza sei idonea. Anche Alfredo ha donato 2 euro e ha detto: ciao Peppe. Ciao. Chi cazzo è Peppe? Non lo so. Alfredo. È arrivato Matteo. Non credo sia quello Alfredo. Un Alfredo. È arrivato Matteo. Matteo è il primo utente. Ciao Matteo. Ciao a tutti, buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao. Ciao Matteo. La difensiva, sta per dire una cosa grossa, Sulla difensiva assolutamente no, anzi andrò molto all'attacco oggi. Come stai, raccontaci Matteo? Un attimo chi sei, che fai? Allora, io sono Matteo, vengo da Pavia, ho 21 anni, studio scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e ho finito il secondo anno ad iniziare il terzo e nel tempo libero faccio il volontario di canile. Il volontario? Al canile. Il volontario al canile, sì. Quindi sei nel posto giusto, diciamo. Esatto. E quindi, se possibile, a proposito, vorrei fare 2 secondini di pubblicità Nostra associazione, perché qualche settimana fa ci sono arrivati 38 cani provenienti da un sequestro, siamo finiti anche sulla Repubblica sul giorno e quindi stiamo cercando più aiuto possibile. E la pagina, c'è un sito? Sì, pagina Facebook o Instagram di Empa Pavia, Cascina Quadrifoglio, li trovate tutto. Anche solamente un mi piace, una condivisione fa tantissimo. Poi facciamo sarà finita la tua opinione, se mandi link a Giacomo Boria, poi noi facciamo uno shout out verso il finale. Perfetto, così metto nei link in shout out. Shout out. Mettiamo il link in chat, non ti piace? Io come brava persona, perché così diminuisco l'odio. L'odio verso di te. Senti, ma quindi tu studi scienze per l'ambiente? Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura. Perfetto. Cioè, tra quanti anni saremo totalmente fottuti se continua così? È già successo, credo. Giovanni. Allora, dipende. Se tutti i miei compagni laureati continuano a prendere mazzette, fra pochi. Ah, perfetto. Poi dipende da quanto siamo corrotti noi o meno. Perfetto. Nessuno prende mazzette in Italia. Andiamo avanti. Nessuno. Questa è un'opinione pericolosa. Poteva. Non è così pericolosa. Con questa andiamo tutti in galera, mi sa. Comunque, stasera c'è del jazz sotto. Non so se lo sentite. Nessuno mi ha detto niente. C'è il jazz stasera. Ma ragazzi, non gliene frega un cazzo a nessuno. No, ma è una pippa tua e di Matteo Bruno. Veramente delle persone sotto. Terribili. Niente a nessuno. Siete delle persone terribili. Andiamo avanti. Matteo, è il tuo momento per dirci intanto qual è l'opinione pericolosa che porti questa sera. Allora, la mia opinione pericolosa, che sostengo da una vita, è che il Jumanji con The Rock, Welcome to the Jungle, del 2016 sia superiore a quello originale del 95 con Robbie Williams. Non credo, perché vabbè, il film è di 3 anni fa, di quando è? Di 2 anni fa? 4 anni fa, 2016-2020, Adriano. Ormai è una vita, però ormai è una vita. Social per tua figlia è una vita. Per mia figlia effettivamente è una vita. Perfetto. Allora, gente che ha detto che non gli piaci più anche se salvi i cani. Mettila di salvare i cani. Marco, quindi è apparsa l'opinione, Giovanni? È apparsa. Jumanji, Welcome to the Jungle è superiore al film del 95. Quindi si riferisce al primo film, il Jumanji con Robin Williams. Dobbiamo fare le squadre. Allora, io farei così, in difesa con Matteo... visto che si è dimostrato bravo anche a difendere Scrubs, Marco, tu sei stato bravissimo la settimana scorsa a difendere la tua serie preferita. Quindi è difficile stasera. Quindi c'è bisogno di te. C'è bisogno di te in difesa.
Allora, quindi Marco, alti. Scusa, Marco in difesa. Ho appena letto un commento. Steve DeWitt dice: o Matteo è regista o non me lo spiego. Molto ridere. Allora, Adriano e Sidonia, la situazione è questa. Al momento, Adriano, dalla parte della porta c'è Marco Scioni. Sotto c'è Matteo. Sotto di te c'è Sidonia. Accanto a Sidonia c'è Mauro. E sopra, nell'angolo, in altra a sinistra, come al solito, ci sono io. Ok, fatto. Vi ho apparecchiato nella mia schermata, così so come utilizzare il mio dito, anche il dito a molla. Sidonia, tu la sapevi questo? Tu lo sai, questo è il dito che indica chi sta dicendo una cosa giusta, ma può valere in qualsiasi momento con chiunque. Ok. Quindi vedrai che ogni tanto io indico a caso persone, che vuol dire che mi trovo d'accordo in quella situazione. Io voglio solo fare due appunti. Il primo è che è bellissimo il fatto che questo non solo è un tribunale, ma è anche un regime crudele che decide quale avvocato difende cosa sulla base di nulla. Certo. È stupendo, perché Marco in questo momento è veramente è affranto da questa necessità di dover difendere un'opinione che non gli appartiene, ma che il regime gli ha cucito addosso, quindi fantastico. Esattamente. Punto numero due: io non so un cazzo di Jumanji, ma meglio. Va benissimo, perché dovrò essere convinto senza pregiudizio alcuno. Bravissimo. Meglio. Un'altra caratteristica è che non c'è nessuna regola deontologica, etica, morale, non ne di nessun cazzo tipo. Considera che Renato Santucci non sa quasi mai un cazzo dei film di cui parliamo, quindi non è vero. Allora, questa è una come si dice, non mi viene vilipendio alla carica politica. Sidonia, la base di questo format è quella che, siccome tutti si devono sfogare ogni tanto, in questo format per 2 ore alla settimana ci sfoghiamo, e dopodiché peace and love per tutta la settimana dappertutto. Questa è la più grande bugia che stai zitto, Mauro Zingarelli, non dire niente. Noi in realtà tutta la settimana ci sfoghiamo, qui ci esageriamo. Esatto, qui graviamo proprio. Va bene, allora Matteo, è il tuo, come al solito, non l'ho detto prima, lo dico adesso, noi facciamo 2 turni, quindi a turno parleranno tutti quanti. Ovviamente l'unica regola che ci abbiamo è il più possibile cercare di non che gli avvocati non si accavallino, ma tanto con Marco Cioni e Mauro è impossibile che questo accada, quindi faremo 2 turni e poi una ringa finale che verrà fatta da un avvocato della difesa e da un avvocato dell'accusa. Ok? Benissimo. Vai Matteo, come al solito inizia te e a te la parola. Allora, io voglio mettere innanzitutto le mani avanti su 2 ecco punti. Fatto. Come sempre. Non voglio in alcun modo parlare delle qualità dal punto di vista tecnico, quindi effetti visivi e effetti speciali non saranno presenti nella mia argomentazione, perché sono troppo diversi per poterli paragonare. Per quelli potete andare a vedere il come cazzo hanno fatto su Jumanji, lo trovate sullo YouTube di Slim Dogs. Bravo Mauro. Ecco. L'ho messa bene, Grazie. Bravo. Poi io, nonostante sia del 99, io non sono cresciuto con Jumanji originale, né sono cresciuto con quello del 2016, ovviamente. Quindi ho una visione più oggettiva, almeno credo, dei due film, e questo mi ha permesso di avere questa opinione. Ora vado subito a parlare dell'elefante nella stanza, ossia Robin Williams. Sappiamo tutti perché Jumanji. Esatto, adesso ci arrivo. Secondo me ti piacerà una cosa. Andava specificato, dici, vabbè, giustamente, perché non ce ne eravamo accorti. Questo è un servizio che offre Marco Scioni ogni volta che si nomina una persona che è passata a miglior vita. Lui te lo ricorda. E tutti, quando io parlo sempre con questo opinione, i miei amici: no, Jumanji, c'è Robin Williams, è bellissimo perché c'è Robin Williams. Sì, ma Robin Williams è un grande attore, ok, ma ha ricevuto un trattamento alla Heath Ledger, in un certo senso. È morto, quindi ogni suo film adesso è un capolavoro. Scusami, Marco, interpretazione. Ogni sua interpretazione adesso è un capolavoro. Quindi volete dirmi che The Beach è un capolavoro perché c'è DiCaprio e Ti presento i miei è un capolavoro perché c'è De Niro? Ragazzi, la recitazione di Robbie Williams in Jumanji originale, io l'ho guardato in lingua originale senza sottotitoli, è buona, ma è un compitino, non è assolutamente paragonabile a altre sue prove attoriali oggettivamente della Madonna, scusate il linguaggio, come Patch Adams, Good Will Hunting, L'attimo fuggente, Mrs. Doubtfire.
ha fatto, esatto, ha fatto il compitino lì. Lì lui ha portato a casa la pagnotta, l'ha portata bene, perché è sempre Robbie Williams, per carità di Dio, ma non è, non è così tanto più bravo di Jack Black o Kevin Hart nel film del 2016. Jack Black e Kevin Hart, a parer mio, hanno una prova attoriale più difficile, perché devono farti devono farti capire, devono farti rendere credibile che la mente che c'è nel loro corpo è diversa da quella che considera il proprio corpo come normale. Lo vedi benissimo nelle interpretazioni di Kevin Hart e di Jack Black. È una chiave comica che fa molto ridere. Io in Jumanji originale non ho riso quasi mai. E per quanto Robin Williams mi faccia scompisciare nei suoi special di stand-up, quando fa il genio, mi fa scompisciare, ma in Jumanji no, per niente. Mi è piaciuta di più l'interpretazione della bambina, la bambina piccola bionda. Secondo me è stata più brava di Robin Williams. Credo tutti sia in Jumanji. Kirsten Dunst. Mary Jane, Kirsten Dunst. Sì, non mi veniva in mente il nome, scusate, non sono un'attrice cinesi, della Madonna, quanto. Tra l'altro. Esatto, cioè, fa un cazzo da una vita. È una, insomma, non è una prova attoriale che ti può fissare Jumanji in capolavoro. La maggior parte delle volte che io parlo sento dire vabbè, ma con The Rock, con Kevin Hart, così, sono attori che hanno fatto una prova attoriale come minimo pari, se non superiore, a quella di Robbie Williams. E possiamo paragonarli, perché sono entrambi due film dello stesso genere, avventura con chiave comica. Quindi non è che ti sto paragonando Robbie Williams nell'Attimo Fuggente e Jack Black in School of Rock, ti sto paragonando due attori che fanno la stessa interpretazione in un film dello stesso genere. E quindi io ti posso dire che in questa singola volta sia migliore Jack Black e Kevin Hart rispetto a Robin Williams, che ha fatto un compitino, un gran compitino, perché Robin Williams, va bene, dobbiamo scompinare anche i morti, ok, ma basta. Io mi dissocio da quello che ho sentito, Matteo, ti prego. Io non mi dissocio, però do la parola. Però ti dissoci pure tu, Mauro, ti spiace? Mi dissocio anche io, scusate. Mauro, ti dispiace se comincio? No, guarda, io devo ancora riprendermi. Allora, la questione è molto semplice. Jumanji non era un film comico, manco per il cazzo, era un film d'avventura per ragazzi e in realtà era un film molto serio. È un film serissimo, era un film che utilizzava l'avventura, utilizzava una metafora per raccontarti un'altra cosa. Al centro di Jumanji ci stava principalmente il problema che hanno molti genitori con i propri figli. Il problema di Jumanji in realtà era questo padre e questo ragazzo, il ragazzo che inseguiva il padre, che voleva avere un rapporto con il padre ma che non riusciva ad avere. Quello che è il fatto che lui a un certo punto si perde in questa giungla, fra l'altro nella giungla devi stare finché un 5 o un 8 non compare, io vi chiedo di citarmi una qualunque battuta del nuovo Jumanji, ma andiamo avanti. Quella parte lì in realtà rappresenta, almeno io l'ho visto così, poi magari sono scemo, rappresenta quel periodo che a un certo punto un ragazzo arriva a toccare, che è l'adolescenza, dove i genitori non hanno più quasi possibilità di mettere bocca e quindi si perdono completamente dalla famiglia. Quel periodo rappresenta nel film il periodo in cui i genitori non possono più dialogare con i figli. Di conseguenza, come l'hanno rappresentato nel film, si perde completamente, esce quasi proprio dal nucleo familiare. Robin Williams, il personaggio di come si chiamava, Alan qualcosa? Alan Parrish. Alan Parrish finisce nella giungla, finisce in un luogo che è nient'altro che un simbolo per rappresentare questa cosa. Poi, ovviamente, dato che si deve fare un film e si deve fare un film d'avventura per ragazzi, che sia comprensibile anche per i ragazzi, perché Jumanji ti insegnava qualcosa, non era semplicemente azione con un bravissimo The Rock. Io adoro The Rock e adoro Jack Black, sono stati bravissimi
in Jumanji Welcome to the Jungle. Assolutamente. Il problema è che quello poteva essere un film con un qualsiasi altro titolo, un film d'avventura nella giungla con gli effetti speciali pazzeschi, con gli animali che si mangiano le persone, con personaggi che entrano dentro un videogioco. Se non si chiamava Jumanji era uguale, solo che cosa hanno dovuto fare? Hanno voluto prendere il brand Jumanji per renderlo più vendibile, ma quel film non è Jumanji, punto. Che l'hanno chiamato così? Sti cazzi. Jumanji l'originale racconta un'altra cosa. Prego. Vai Marco. Allora, a parte il fatto che meno male che il secondo film non racconta le stesse cose del primo, se no facevano un reboot barra remake stile Jurassic World e stavamo qui a sostenere, come ci hanno già provato fallendo, che Jurassic World era meglio di Jurassic Park. Ma per fortuna Jumanji anche lì ero d'accordo. Ecco, forse questo, perché se non lo dicevi comunque Welcome to the Jungle secondo me è, parto dal presupposto che io credo sia uno dei film che negli ultimi anni è riuscito a prendere un franchise già avviato, vecchio, che forse lavora ovviamente anche un po' di operazione nostalgia. Vabbè, ma riesce, non è un franchise però, ma, era beh, un lo film. Trasforma in un franchise, lo è diventato. Ah ok, vabbè. Poi c'era anche la serie animata, comunque insomma, esatto, c'era in realtà un po' era, di... era un franchise, nel senso che comunque c'aveva una serie c'era animata, un po' di costruzione intorno. Vabbè, allora anche Kill Bill è un franchise, va no, bene? C'ho andiamo avanti. Io. No, mi permetto di dire una cosa però, ok? Vai. In quanto giudice che vuole fare la persona esigente, dalla difesa ho compreso il perché il film Jumanji 1 sarebbe migliore, si è fatto riferimento a un valore pedagogico, esatto. Addirittura no, al, dall'accusa, dall'accusa, al sottotesto, all'accusa. Perdonatemi, il sottotesto culturale insomma no, del momento in cui è uscito. Invece non sto capendo perché Jumanji 2 dovrebbe essere migliore. Non, allora, per favore, lo teniamo sempre. Posso avere un Saidonia qui? Qua che il primo non fa ridere e non fa cose. Ma cosa fa il secondo? Tra l'altro, scusatemi, giusto per amore di completezza, grazie. Jumanji è comunque tratto anche da un racconto, quindi in realtà è anche un franchise anche per questo, in teoria. Comunque, venendo direttamente a quello che dice Saidonia, ad esempio in Jumanji Welcome to the Jungle c'è una tematica molto forte che è trattata, che è quella dell'adolescenza e dei corpi, del fatto di non riconoscere il proprio corpo e del fatto soprattutto che la tua apparenza esteriore e il corpo che tu hai non incide necessariamente su chi sei. Questo perché i ragazzi che inizialmente sono, diciamo, i protagonisti, sono liceali che vengono poi messi in punizione dal preside e trovano questo videogioco molto stile NES che li porta dentro il mondo di Jumanji, si ritrovano dentro il videogioco ad avere dei corpi che non sono i loro. Quindi ad esempio c'è la fica della scuola, la cheerleader stronza, che non era una cheerleader penso, per far capire lo stereotipo, che si ritrova nel corpo di Jack Black, lo sfigatino nerd che si ritrova nel corpo di The Rock. E per tutto il tempo il film va avanti a distruggerti quella narrazione che poi gli adolescenti vivono del fatto che siccome sei bella allora devi essere scema e quindi non puoi essere Jack Black che è un intelligente scienziato, siccome c'hai gli occhiali e sei magrolino non puoi essere coraggioso, invece sei The Rock muscoloso e l'eroe principale della storia. Quindi c'è, a livello di tematiche, secondo me poteva tranquillamente farsi i cazzi suoi, essere un film come Jurassic World, cioè mostroni che combattono, e invece inserisce tutta una serie, questa tipologia di tematica che affronta un tema molto delicato in ambito adolescenziale, e lo fa secondo me in un modo divertente, perché comunque è divertente, però delicato nei momenti in cui gli americani hanno sempre questa capacità di far ridere e di passare subito dopo al momento che è emozionale, emozionante e ti va ad approfondire la tematica. Quindi secondo me non ha nulla da invidiare a livello di tematiche al primo Jumanji, anzi secondo me affronta una tematica ben più importante, perché questo tipo di tematica oggi è una roba molto più sentita di quella di Jumanji vecchio, che secondo me è invecchiato male per quanto riguarda la tematica dal punto di vista di morale e di significato che ti trasmette. Prego Mauro. Vai Mauro. Allora, io non farò come fa sempre Marco Cione, gli dirò che ha peccato di fantasceneggiatura, perché non ce n'è neanche bisogno. La questione è che Jumanji Welcome to the Jungle rappresenta tutto ciò che io trovo
scrittura pigra nella Hollywood di oggi è un enorme problema che secondo me è troppo complicato, non si capisce. È un enorme problema che secondo me c'è nei film hollywoodiani a grosso budget che fanno oggi, ma ci arriviamo con calma. Allora, la questione è che leviamo subito da parte una cosa molto importante. Sia il Jumanji originale che questo Jumanji sono dei film leggeri che sono rimasti particolarmente impressi. Il primo è rimasto particolarmente impresso nelle nostre memorie perché eravamo ragazzini quando l'abbiamo visto. Su questo siamo tutti d'accordo. Nel senso, se si vanno a leggere le recensioni dell'epoca di Jumanji 1, la gente ha detto, vabbè, è un filmetto così colà, c'è Robbie Williams, ok. Qual è il problema però? Che se Jumanji originale fa il compitino, tra virgolette, ma lo fa con un ottimo rigore e stando attento al tema, portando avanti dei personaggi molto profondi, tridimensionali, ognuno col proprio arco, ognuno con la propria caratteristica, e lo fa portando a termine quella che è una tematica che ha accennato Giovanni, che è molto importante, che non è assolutamente non più attuale, perché il film non è neanche, il Jumanji originale non è neanche ambientato negli anni 90, è ambientato prima, quindi quella è la dinamica che presenta tra Alan e suo padre, in teoria è una dinamica vecchia, già negli anni 90, ma non è così, perché lo scontro generazionale tra genitori che vogliono che i figli facciano una cosa e figli che invece vogliono farne un'altra e semplicemente non riescono ad incontrarsi. Mauro e Giovanni sono tipo i me contro te stasera, con uno che parla e faccio il genere, esatto. Rispetto a quello che dice ho capito, cioè mi contro te, zio, c'ha un sacco di soldi, funziona Giovanni, continua a fare i gesti, funziona rispetto a quello che dice Mauro. Il problema vai. Diventa poi quanto ti costa quella separazione, ok? Gli anni di separazione, il fatto che finisci a non essere più in connessione con il tuo genitore, e quanto invece è importante, se potessi tornare indietro, cambiare quella cosa, cambiare quella volta in cui hai detto a tuo padre vattene a quel paese, non voglio ascoltare, sei troppo diverso da me. Quindi io vattene a quel paese, a mio padre non gliel'ho mai detto. Non volevo essere volgare, però insomma avete tutti capito. Io ora, sì, e me lo ricordo ancora. Lo sappiamo. Io cosa sì. No, io ho detto proprio vai. Io sì, e la mia faccia se lo ricordo ancora. Jumanji, Welcome to the Jungle. Fa niente. Niente, prende l'attore più famoso e più pagato del momento, gli mette una canottiera, lo mette in mezzo alla giungla. Quel personaggio di The Rock è indistinguibile da tutti gli altri personaggi di The Rock. Prende una serie di stereotipi che non approfondisce, ovvero il ragazzino nerd sfigato, magrolino, il grosso giocatore di football incazzato, la ragazzina che invece pensa a farsi solo i selfie, e qual è, non mi ricordo neanche qual è l'altro, pensate un po'. Era la ragazza nerd, la secchiona, che quanto le piace, cioè rifiuta lo stereotipo femminile moderno, bla bla bla, eccetera eccetera, all'infila in un contesto nel quale hanno tutti quanti il corpo contrario a quello che dovrebbero avere, e finisce là il film, finisce la prima scena, perché poi dopo, per tutto il resto del film, tutto questo non viene analizzato. Viene cambiato il setting della giungla che dovrebbe spaventarti, che c'era in Jumanji 1, con dei generici cattivoni sulle moto che ti inseguono a cazzo di cane, che non hanno nessun significato, non portano niente alla trama e sono completamente dimenticabili. Al contrario del, voglio ricordare che il cattivo del primo Jumanji è un cacciatore interpretato dallo stesso personaggio, dallo stesso attore che interpreta il padre di Alan Parrish in Jumanji. È bellissima quella cosa. Rappresenta letteralmente la sua, esatto, paura nel confrontare il padre. Mentre qual è il cattivo del nuovo Jumanji? Un cattivo che c'ha un occhio, perché Giovanni, grazie. C'ha un occhio, non mi ricordo, gli manca un occhio, perché se al cattivo non gli manca un occhio non può esserci un problema. E fine, il film continua ad andare avanti su questo generico montaggio in cui la giungla non ha nessun significato. Cioè loro per un secondo combattono contro un ippopotamo, poi per il resto sono motociclette, cattivoni vestiti male e generico tizio che vuole conquistare il mondo. È il trattamento Fast and Furious applicato a Jumanji. Te lo vai a vedere, fai oddio che bello, se spaccano de botte, wow. Però non, a parità di obiettivi, ovvero fare un film leggero per i ragazzi, uno fa una bella cosa impacchettata che può piacerti o non piacerti, non è certo un capolavoro, e l'altro fa un generico mix di cacate hollywoodiane che te lo sei dimenticato dopo una settimana, e infatti così è stato. Matteo, allora vai. No, vai, abbiamo finito il primo giro, quindi vai Sedonia, di. No, volevo solo chiedere a Matteo di rispondere a una cosa, perché ho visto che giustamente eri contrariato quando hanno detto che il cattivo di Jumanji 2 non ha profondità laddove... No, non tanto su quello, ero più contrariato sulla questione dei personaggi, perché speravo arrivassero lì, e io ho una mia idea sui personaggi del secondo.
che... Allora, Mauro ha detto che i personaggi del secondo sono letteralmente uno stereotipo che viene incanalato e iniettato dentro la trama. Ditemi ovviamente se posso fare questa domanda, se può rispondere adesso. Poi, è il suo turno. Ma prima, scusate, volevo ringraziare Giulia Bonini che ci ha appena regalato 10 abbonamenti in chat. Grazie. Prego. Giulia. Grazie, Giulia è entrata nella top 5 the best follower ever. Matt the best. Sì, esatto. Sì. Matt best top run. No. Scusa Sedonia se ti ho interrotto, ma queste cose vanno fatte. Assolutamente. Vai. Detto ai tempi del format, quindi chiedo scusa se magari giustissimo, anzi è... No, vai. Ok, quindi niente, assolutamente io credo che la profondità dei personaggi sia uno dei pochi metri di giudizio certi che noi giudici possiamo applicare per decidere chi è il vincitore. Ho capito dalla parte opposta che cosa si voleva dire dei personaggi dei cattivi, che cosa avete voi da dirmi per convincerci che i personaggi di Jumanji 2 non sono uguali, devono essere meglio, perché di questo stiamo parlando, meglio dell'uno. Okay, era esattamente dove volevo arrivare, infatti tra virgolette ringrazio l'opposizione per essere arrivato lì a dire che giustamente i personaggi di Jumanji Welcome to the Jungle stanno all'interno di 5 stereotipi, degli stereotipi classici. C'è Fridge, che è il ragazzo di colore, che è l'atleta, bravo ma negli sport ma non bravo a scuola, e che fa tanto sul suo fisico, punta tanto sul suo fisico, sulla sua forza, sulla sua velocità. Poi c'è Spencer, che si aiuta a far fare i compiti da Spencer, che è il ragazzino classico, un po' cringe, un po' nerd. Poi c'è la bionda, che è la gnocca, e l'altra, che è quella un po' sfigatella. Va bene, ok, fin qua i personaggi sono stereotipati. Ma siamo sicuri che poi il film non ci giochi su questo stereotipo? Il film ci gioca tantissimo su questo stereotipo ed è uno dei punti principali che vanno alla costruzione dei personaggi, perché come avete detto voi, i personaggi finiscono in quello che è il loro opposto, sia opposto tra virgolette in positivo che opposto in negativo. I due sfigati vanno nei personaggi super fighi, praticamente senza debolezze, e devono imparare che soprattutto Spencer deve imparare che non è un problema se tu hai una debolezza, non devi essere per forza perfetto come il tuo personaggio di Rock, non devi per forza metterti a fare le espressioni fighe per essere un buon leader, basta che sei quello che sei e impara anche, non solo questo, ma impara che comunque un po' deve prende anche del positivo del suo personaggio, deve anche mettersi a prendere il coraggio del suo personaggio, capisce che comunque lui ha dei difetti ma anche dei pregi, stessa cosa vale per tutti gli altri personaggi. Fridge impara la forza tra virgolette della cultura quando si vede che si gasa un sacco perché ha tolto le zanne al cobra. Lui capisce quanto sia, alla fin fine è un modo per far capire quanto sia importante la cultura, e lui ha solo quella per poter sopravvivere all'interno di Jumanji, perché gli manca tutto quello su cui ha creato se stesso, il suo fisico. Infatti le sue debolezze sono forza e velocità. Poi la gnocca impara che non c'è bisogno ma il fatto che tu ti riferisca a lei così fa capire quanto poco Bethany, c'è di altro di lei. Bethany, no, Bethany, esatto. Sì, non importa, ma importa. È quello il punto. Mauro, non interrompere. Quella ti viene presentata come la gnocca che dice: no, mio ragazzo piace se è un po' di pelle scoperta, è stupida, fa le foto durante il compito in classe. Poi in realtà, una volta che arriva anche lei in Jumanji, lei capisce che non ha bisogno dell'apparenza, non ha bisogno dell'apparenza per essere una persona che può attrarre, perché conquista Nick Jonas, che è l'attore che fa il personaggio di Alex, quello che sparisce all'inizio del film, tramite la sua personalità, ed è di aiuto al gruppo tramite anche lei la sua conoscenza. Ognuno dei personaggi capisce che dal personaggio del gioco può trarre degli insegnamenti sia in positivo che in negativo. Ognuno dei personaggi ha un ciclo in cui arrivano, crescono, sbagliano e migliorano. In Jumanji originale, io francamente, a parte il personaggio di Robin Williams e con la questione del padre, questa grande crescita dei personaggi non l'ho vista, perché è vero che c'è il bambino che all'inizio non parla e poi tutti mi dicono ma poi si apre, ok, ma
non parla con la zia, poi con tutti gli altri ci parla. Cos'è che fa scattare la ragazzina che mente sempre alla zia, poi spara una cagata a Robbie Williams e poi diventa sincera. Avviene troppo in fretta, secondo me, per essere davvero fatto bene, mentre in Jumanji Welcome to the Jungle si ha una maggiore si dà un maggiore tempo alla crescita dei personaggi. Tutto il loro cammino, più che il cammino del procedere nel gioco per salvarsi, è un loro cammino di scoperta di se stessi e nuove cose che possono applicare a se stessi, nuove qualità. Poi, se posso permettermi, la cosa della giungla, io ripeto, non sono un grande fan di nessuno dei due film, ho apprezzato molto di più la caratterizzazione della giungla nel secondo, perché nel primo mi sembrava quasi che le cose che succedessero dal gioco da tavolo fossero state scritte dagli sceneggiatori di Boris. E ora cosa facciamo? F4, che anziché Basito è Rinoceronte. Una roba, oddio, così. Zio, Madonna. Scusa, ma intanto, ma vogliamo mettere con che cosa dovevano lottare quei disgraziati del 95 a livello tecnico per fare quello che hanno fatto e quello che devono fare adesso? Perché io voglio solo concentrarmi su Mauro, ragazzi. Comunque, io voglio solo concentrarmi quello, sul fatto che non c'è stato detto qual era l'obiettivo del cattivo in tutto Mauro ciò. Non è il tuo turno. A parte quello, poi Mauro dirà altro. E semplicemente io da Matteo ho sentito tutta una serie, da Matteo ho sentito tutta una serie di cose giuste. Il problema è che questa serie di cose giuste si è visto prima che in Welcome to the Jungle, in tutti gli altri film praticamente che parlano di una crisi adolescenziale X. Cioè, non è una cosa nuova, non è tutto così incredibilmente originale. Il film, una volta che tu vedi, cioè quando loro arrivano e tu vedi che il primo tizio, cioè The Rock, è il ragazzino nerd, tra virgolette, sfigato nella situazione come il film te lo presenta, è automatico cosa succede in tutto il resto. Cioè, e dopodiché uno stereotipo sullo stereotipo, cioè la ragazza che non riesce a essere sexy ma vuole essere sexy, allora cos'è che fa ridere? Fa ridere che la ragazza sexy nel corpo di Jack Black gli insegna ad essere sexy ma lei non riesce a essere sexy perché non è capace, che è la cosa più inutile della storia. Se dice un'altra volta sexy ci chiudono il canale. Cioè, è proprio di una banalità allucinante, è tutto tremendamente banale. Quel Giovanni, film che sì? Cosa fa invece Jumanji del 95 che non fanno gli altri film di quel periodo? Mi piace questa, a parte film, a parte no, è bellissimo, dice, vai. Io adoro quest'uomo, lo voglio ogni mese e, dobbiamo discutere della rava e della fava una volta domande al mese, ma vai. Lo adoro, ma io posso essere serio anche se parliamo di palle, piselli, lo sai. Quello dopo luna di notte, Sedoni, quello dopo luna di notte faremo prima o poi una cosa del genere. Come diceva Mauro prima, la maggior alla domanda, sì, come diceva Mauro prima, la maggior parte delle volte bisogna vedere quando tu nella tua vita incontri una storia. Quando io ho incontrato questa storia, quando il mondo ha incontrato questa storia, quel tema lì era già stato trattato, ma non in quel modo. Non in quel modo così comprensibile agli occhi dei ragazzi. Era questa la cosa interessante. Quello che invece sta tirando fuori, ha tirato fuori questo nuovo Jumanji, cercando comunque di mettere un tema sempre per ragazzi, è una cosa che si è vista e rivista in 300.000 serie e molte volte 300.000 serie e 300.000 film e molte volte raccontato pure meglio. Lì era banale, era tremendamente banale, con un, come diceva Mauro, con un cattivo che non ti dà minimamente l'ansia, che non ti fa paura. Quando tu vedi il cacciatore di Jumanji ti caghi sotto, cioè ti dà un pochino quell'ansia. Quando poi magari non sai che è lo stesso attore che fa il padre, ma nel tuo subconscio più o meno vedi che c'è della somiglianza, ti rendi conto perché i movimenti comunque sono quelli, perché sono stati attenti pure a quello, allo sguardo, ai movimenti di un certo tipo, e la vivi questa cosa.
Cioè, è il problema, ovviamente, a scuola, che oddio sono troppo brutta, non mi caga nessuno, oddio sono troppo nerd, non mi caga nessuno. Quello lo viviamo tutti, lo vediamo tutti e ce lo racconto 200.000 persone. Quel problema, forse perché io era un problema che avevo anch'io quando ero ragazzino, non lo so, però è una cosa che quando lo vidi, e come tantissime altre persone lo vedono, ti colpisce tantissimo. Ti colpisce veramente tanto e funziona. Poi per quello che riguarda è molto bello pure nel primo Jumanji, quando alla fine la giungla arriva pure dentro la città. Arriva ad invadere pure quello che è il mondo normale. Anche quello è una cosa che a me personalmente è piaciuto molto. Vai Marco. Allora, intanto io credo che ci siano tanti film che trattano la tematica del padre e del figlio, della difficoltà di generazionale eccetera, meglio del primo Jumanji. Cito ad esempio L'attimo fuggente, tutto il film poi si conclude con un evento tragico che non starò a dire, così magari non spoilerò a chi non l'ha visto, se non l'avete visto abbandonate la live per favore. E ci sono tanti film che trattano quella tematica. Io penso che a livello di tematiche tutti i film abbiano trattato tutte le tematiche possibili, quindi il fatto che sia una tematica già trattata mi risulta un'obiezione abbastanza scialba. E per quanto riguarda il cattivo, rispondo a Mauro: il cattivo di Jumanji Welcome to the Jungle non ha peso, perché è soltanto una scusa, è soltanto un mezzo che il film utilizza per mettere insieme quelle persone che altrimenti non sarebbero mai state capaci di stare in una squadra, non avrebbero mai esattamente come fa il 2 stare insieme, come fa quella merda lì. Scusa, vai, scusa Marco, finisci. Non avrebbero mai potuto mettersi insieme, perché quello che ripeto a dire, continuo a dire, tratta di tematiche a livello adolescenziale in relazione al fatto che al liceo, lo sappiamo tutti, c'è, soprattutto nei licei americani o comunque come ce li raccontano, c'è una gerarchia sociale ed è molto difficile che quella gerarchia sociale si rompa, e quindi il vero cattivo non è il tizio con la benda sull'occhio, che è palesemente un cattivo da videogioco stereotipato in maniera, diciamo, è fatta apposta. Il cattivo è la necessità che loro hanno di mettersi insieme per raggiungere un obiettivo comune, è la necessità che loro hanno di fare squadra, che è una roba che nel mondo reale non possono fare, non vogliono fare, perché sono incasellati in dei blocchi sociali che gli impediscono di andare verso altre persone, semplicemente perché è deciso che le cheerleader devono stare con le cheerleader e i nerd devono stare con i nerd e la ragazza solitaria deve stare da sola perché gli rode il culo che c'è tutta questa situazione. Quindi il cattivo è in maniera evidentemente costruita finto, perché è solo una scusa per metterli insieme e poi far riaffrontare i problemi tra di loro, che sono il cattivo è la necessità di loro per loro di fare squadra. Questa è la mia risposta sul cattivo. Allora vai Mauro, il problema, concludiamo questa farsa per favore. Allora, il problema è che quello che hai detto è esattamente il problema del film. Nel senso, il cattivo è una scusa, è tutto una scusa nel film. Nel senso, qui non stiamo parlando di un film fatto da professionisti e un film fatto da deficienti che non sanno cosa stanno facendo. Jumanji Welcome to the Jungle è costato 90 milioni di dollari. Nel senso, ci sono non so quanti sceneggiatori che l'hanno scritto, non so quante persone ci hanno lavorato. È ovvio che non è un casino, cioè non è che è una roba che non è Birdemic. Non è quello il punto, è un compitino fatto con pigrizia. Però andiamo con ordine, perché sennò ci perdiamo facilmente. Quindi il suo problema è che hanno speso troppo per farlo. No, non è questo che ho detto. Quello che ho detto è semplicemente che la mia critica non è che è un film senza né capo né coda. Sto dicendo che è un film stupido, è un film banale, non è un film con dei problemi che non lo rendono un film. Quello che sto dicendo, quindi, Jumanji Welcome to the Jungle è superiore al film del 95. Questa è l'opinione. Andiamo ad analizzarlo pezzo per pezzo. Allora, la questione è che partiamo dal concept. Jumanji, come diceva prima il nostro amico Saidonia, che cosa ha fatto meglio, che cosa non ha fatto meglio? In realtà è che è solo un film per intrattenere. Quello che ha è l'eye concept. L'eye concept è quel concetto di: ok, ti devo raccontare una cosa, però ho avuto un'idea geniale per farla. Un gioco da tavolo ti risucchia all'interno e ti ci risputa fuori 30 anni dopo. Ok, questo è l'eye concept di Jumanji. È una roba fichissima, e quindi è una roba che ti cattura immediatamente l'immaginazione, che è il motivo per cui tutti quanti noi ce lo ricordiamo, perché è fichissimo come concetto. Tutti quanti volevamo giocare a Jumanji. Che cosa fa invece Welcome to the Jungle? Già perde sull'iconcept, perché ovviamente lo prende in prestito da
da Jumanji, lo modernizza, lo trasforma in un videogioco, ma se ne lava le mani, perché tutti quanti noi che giochiamo ai videogiochi vediamo Welcome to the Jungle e diciamo: ma i videogiochi non funzionano così. Cioè, avete preso solamente voi sceneggiatori di Hollywood di 40 anni che non avete idea di come funzioni un videogioco, avete fatto una veloce ricerca su Google, avete scritto videogiochi, avete visto che i personaggi hanno delle caratteristiche forti, delle caratteristiche deboli, e avete messo a cazzo di cane le cose. Non funzionano così i videogiochi, non è così la cosa. Quindi già sull'eye concept perdiamo, ok? Andiamo quindi sullo stile del film, ok? Quello che fa Jumanji è infilarsi all'interno dei nostri incubi peggiori. Cioè, io sono terrorizzato, è un pelino horror Jumanji l'originale. Assolutamente. Che ti terrorizzava, che ti faceva cacare sotto, perché ti metteva la pianta carnivora, il ragno gigante, l'ha detto anche Power, come cazzo hanno fatto, quel ragno gigante gli ha fatto venire gli incubi per non lui so quanti paura dei ragni, però, quindi non ha so paura quanto dei... vale, no, lui ha detto che ha paura dei ragni per colpa di quella scena. Ah, è quello che ha detto, no. Come cazzo hanno fatto. Quindi il discorso è che prende il concept, questo high concept della giungla, e lo sfrutta pieno. Ti dice: ok, che cosa ci puoi trovare di orribile in una giungla? Ci puoi trovare un leone, ci puoi trovare un cacciatore che ti vuole ammazzare, ci puoi trovare dei ragni, delle piante. No. Vabbè, sì, insomma, avete capito. Nella giungla fittizia, giungla. Nemmeno il rinoceronte, in teoria. In realtà ci sono i leoni indiani. Jumanji, Welcome to the Jungle, quello che fa è: ok, ci trovi un ippopotamo all'inizio, ma poi c'è uno cattivo con dei motociclisti che ti vuole ammazzare, ti vuole sparare. Dio, che paura. Basta, animali ce ne sanno più. Quindi il concept della giungla già lo siamo persi. Quindi anche su diventa un generico film d'azione, ripeto, alla Fast and Furious, in cui i set piece sono più importanti di tutto il resto. Arriviamo infine alla trama. Perché non è migliore? Perché quello che hai detto, Marco, è quello che ha detto anche Matteo. Non è che non è vero, è che qualsiasi argomento può essere fico. La crescita del corpo e il cambiamento, il proprio posto nella società, può essere una cosa bellissima se lo affronti come lo affronta Lady Bird. Il problema è che non è il tema, il problema è la maniera in cui lo affronti. Cioè, prendi quattro stereotipi, ci metti quattro risposte stereotipate. Quindi, che cosa succede a quello nerd? Diventa figo e palestrato. Che cosa succede a quello figo e palestrato? Diventa stupido e nanetto e non può fare più niente. Tra l'altro, Kevin Hart interpreta Kevin Hart nel film. Non c'entra assolutamente un cazzo col personaggio. Se voi vi guardate il film, c'è il giocatore di football che è un tizio grosso e mega incazzato. Quando diventa Kevin Hart dentro il videogioco, improvvisamente la sua personalità è completamente diversa. Sì. Adesso è un comico di colore di bassa statura. Cioè, non c'entra più assolutamente un cazzo col suo personaggio originale. Quindi il discorso è che affronta una serie di banali temi alla Viaggio dell'Eroe, proprio un compitino generico. Se sono letti il Viaggio dell'Eroe, hanno detto: vabbè, che deve succedere? Il personaggio deve una difficoltà, la deve superare. Qual è il problema dei ragazzini? Il fatto che vengono bullizzati a scuola, che cosa gli possiamo dare? Al contrario, quello che c'hanno, alla fine imparano che devono lavorare tutti insieme per sconfiggerli. Non è così che funziona. Il cattivo deve essere una riflessione del tema del film, deve essere qualcosa che fa da contraltare a tutto il resto. Non è così. Ripeto, non è che sto dicendo che il film cade a pezzi e non si può guardare, sto dicendo che è un compitino, un film banale, mentre Jumanji è un film di intrattenimento, però molto ben fatto, con tutti quanti i crismi del caso. Allora, beh, bravo, bravo Mauro, per questa ultima tua esposizione, immagino. Allora, adesso, sai, Donia, come funziona? Noi, dopo i due giri, lanciamo il sondaggio in chat dove facciamo la stessa domanda dell'opinione, la facciamo a chi ci segue in chat. Okay. In questo caso, quando noi abbiamo anche il giudice aggiunto a fare, appunto, il giudice come te, di solito facciamo... vediamo come di cosa dice la chat, poi do io il mio voto e poi in base al voto che do io, se resta ancora in ballo la questione, è sempre il giudice aggiunto che poi decide. Okay. come si mette, qual è la decisione finale. Certo. Quindi adesso io dico a Giacomo di lanciare il sondaggio e nei 5 minuti del sondaggio diamo 2 minuti e mezzo circa alla difesa e 2 minuti e mezzo circa all'accusa per la loro arringa finale. Quindi, Matteo, sei pronto? Sei carico? Sì, sì, assolutamente. Allora, non appena parte il sondaggio, vi ricordo sondaggio che appena parte il sondaggio voi dovete votare, perché questa sera la chat è fondamentale, perché potete decidere le sorti della situazione più che mai. Quindi mi raccomando, il sondaggio è sempre in alto nella chat, anche se usate da cellulare pure. Ci fanno notare che si è votato domenica e adesso si vota anche lui. Questo è un voto più importante, però, sento di poter dire. Giovanni, tu prima la vostra impostazione, comunque è un tribunale americano questo. Anche perché con l'italiano ci metteremo 5 anni e mezzo a dare risultato. Sì, esatto, l'italiano va in prescrizione, non decide nessuno. Sette puntate.
Senti, Joe, prima di far partire la ring, c'è qualcuno da ringraziare? Sì, ci sono. C'è R91 che ha donato 3 euro senza nessun messaggio. E Andonio un soldo ha donato 1 euro dicendo: nel secondo c'è un errore. Nel primo, alla fine, Alan e la ragazza tornano indietro nel tempo e i ragazzini non si ricordano niente, perché il futuro è stato modificato. Nel secondo invece, pur essendoci un ragazzo che torna indietro nel tempo, non cambia nulla. E poi c'è Cini che ha donato 3,07 euro dicendo: domani un esame ma sono qui, rimandatemi a studiare please. Mauro in HD è ancora più bello questo. Grazie, grazie. Allora, il sondaggio è partito, vai Matteo, quindi votate voi in chat e vai Matteo con la tua ringa finale. Allora, innanzitutto vorrei rispondere, dare anche la mia versione per quanto riguarda la questione del cattivo, perché non voglio far sembrare che io non la so e l'ho fatta fare a Marco, per carità, ha detto praticamente quello che penso, che il cattivo in Jumanji 2, chiamiamolo così per velocità, sia non tanto la persona quanto più il costringere a collaborare fra di loro, che è appunto la base del film, la collaborazione fra persone diverse. Ma se ci pensi, anche nel primo, il cacciatore è la personificazione del rapporto che ha Alan con il padre, non è un'entità vera e propria, è comunque un cattivo. No, assolutamente, io sto dicendo, non sto dicendo che sia fatto male o che non sia un cattivo efficace, sto dicendo che secondo me più o meno sono sullo stesso piano, perché anche lui è la personificazione dell'idea del film, del rapporto con il padre e il anche la questione del è ok avere paura di affrontare, avere terrore per affrontare le proprie paure, che lo dicono anche nel film praticamente paro paro, dicono è ok avere paura, Robin Williams quando è sotto tiro dice sì ho paura, e il cacciatore è la rappresentazione di questo, come il cattivo, che poi si chiamano uguali, Van Pelt nel secondo serve come come è una sorta di personificazione per far capire che se da solo non ce la puoi fare, infatti Alex che è lì da solo per 20 anni non ce la fa da solo, non ce la puoi fare da solo, sono due concetti diciamo di cattivo simili in un certo senso, perché non è tanto il personaggio di Van Pelt essere il cattivo quanto un concetto, come lo è nel primo l'affrontare il proprio padre e la paura di affrontare le proprie paure, i propri timori, che però è personificato. Ok? Non so se mi sono spiegato bene. Sì, sì, il problema allora, aspetta, è che vado io Giovanni? Vai te Mauro. No, io volevo solo... Volevo solo dire una cosa a Mauro e basta. Vai Matteo. Vai Matteo. Scusa. Allora, per quanto riguarda la questione del il concept non è figo e non c'entra niente con i videogiochi, io non mi trovo affatto d'accordo. È una sottigliezza questa, perché i livelli secondo me sono ben coesi fra di loro. Hai una fase di azione in cui devi scappare, hai una fase di esplorazione, hai una fase in cui devi superare una prova, hai una fase di combattimento stealth e hai una fase di guida. A me ricorda molto quasi una struttura di un Uncharted, che può avere anche lo stesso, che può avere anche lo stesso peccato setting. Che Uncharted ha la struttura di un film d'azione. Esatto. E vuoi dirmi che Uncharted è un brutto gioco? No, voglio dirti che la struttura di Uncharted non è la struttura di un classico gioco, la struttura di un classico film d'azione. Però è un contrario. Gioco. Però è un gioco. Sì, ma stai dicendo che il film di Jumanji è basato su un gioco, adesso è basato non, un film, non c'entra sì, niente, non adesso. È dibattiti, non adesso... c'è comunque chi... non è questa adesso... l'opinione pericolosa, poi se ne fa no comunque... e adesso è al ring, quindi solo... Matteo segni... sì praticamente sì, ho concluso. Mauro, se vuole aggiungere allora... qualcosa Marco Cioni. No, io volevo solo, dire una cosa che avevo dimenticato prima, che c'è il simbolismo del primo Jumanji è pazzesco, c'è anche la scena dove alla fine poi si spacca in due la casa del padre, ragazzi, ma di che vogliamo parlare? Cioè, quella roba è pazzesca. No, solo questo volevo allora, aggiungere. Mauro, dai Marco. Grazie, Giovanni per vai avere Mauro, la va bene, fai tu in chat. Vai Mauro. La concludo al volo. La questione, ripeto, non è che il film Jumanji non sta insieme, non sta Welcome to the Jungle non sta in piedi, è che semplicemente non è un film senza il quale possiamo vivere tranquillamente, cioè non è un film che dice niente di nuovo, non lo affronta in maniera nuova, non la fa in maniera particolarmente intelligente, non lo fa in maniera particolarmente spaventosa, non fa niente. Nel senso, anche dal punto di vista di effetti visivi, che tu hai detto non voglio parlarne, però il discorso è che
È ovvio che a livello tecnico gli effetti visivi del Jumanji Welcome to the Jungle siano più belli, ma è, se li guardi con la prospettiva del tempo, fanno schifo. Nel senso, sono generici effetti visivi in cui tutto è generico, mentre gli effetti visivi di Jumanji, l'originale, per quanto siano invecchiati male, perché sono gli effetti visivi del 90, stavano facendo delle cose straordinarie all'epoca, quindi pure lì. Io vorrei concludere solo su un'ultima cosa, che secondo me è la rappresentazione di tutto il fallimento di Jumanji Welcome to the Jungle. Quando uscirono le prime immagini del personaggio di, della ragazza Roundhouse, che per chi non ha visto il film, quindi Adriano e Saidonia, è il personaggio che la nerd ottiene nel videogioco, quindi la fica, quella mega fica che c'ha il toppino e i pantaloncini corti, lei subito si lamenta. Poi è Nebula in che poi Avengers. È Nebula di Avengers, esatto. Lei subito si lamenta e dice: ah, ma come sono vestiti questi personaggi? E infatti c'era stata una grossa controversia all'epoca sul fatto che, ragazzi, perché se lei deve essere un personaggio femminile forte, le avete messo dei vestiti così attillati? E la risposta Tomb Raider, fu, dai. È la risposta, è la risposta, Tomb Raider, fatemi finire, ragazzi. La risposta fu: perché Tomb Raider? Perché tutti i personaggi nei videogiochi sono vestiti così. Il problema è che il personaggio, lei, nel videogioco, non fa niente per coprirsi. E quindi in realtà è un'evidente scusa. Semplicemente volevano usare, non è vero, quella maniera di investire un personaggio. Volevano sbattersene. Questo tipo di pigrizia è quello che secondo me va male in Jumanji Welcome to the Jungle. Posso Karen giusto Gillian. Aggiungere una cosa finissima. Velocissima. Che lei poi prende la giacca e se la lega addosso, sì, per poi coprirsi le gambe, quindi sì, non è che non poi, fa niente, sì, per però coprirsi. Poi non gliene frega niente, cioè quella roba viene semplicemente buttata via, perché la roba deve scappare da gente che vuole ammazzare. Allora, il sondaggio è finito, sì, Giovanni. Cioè risulta, sì, il sondaggio è finito già da prima che cominciassi io a dire cose. Senti, volevo solo chiedere una cosa, Mauro, è due ore che dicono che ti sei flexato, ma che cazzo vuol dire? Flexare significa mostrare inutilmente i propri muscoli, nel senso, ok, tu hai mostrato muscoli? No, ragazzi, anche intellettuale. Ok, boomer, per questa domanda. Ma esatto, già me lo dicono sempre, ragazzi, ma che cazzo me ne frega. Va bene, allora, Jumanji Welcome to the Jungle è superiore al film del 1995. Hanno votato, qua il conto è facile, perché hanno votato 1147 persone. Adriano e Saidonia, secondo voi com'è andata? Ve lo dico. Vai, grazie alla chat che ti sta dando del boomer comunque. Non me ne frega un cazzo, è vero, sono felicissimo di essere boomer, se preferisco il vecchio Jumanji a quello nuovo. Però allora, flexare, Giovanni, è la base. No, del flexare 2008. Lo so, ma siccome Mauro i muscoli non li ha fatti vedere, mi chiedevo perché cazzo usavano flexare. Ma non è che quando uno ti disse nella penarca. Andiamo avanti. Dai. Allora, Jumanji Welcome to the Jungle è superiore al film del 1995. Il 13%, cioè 146 persone ubriache, hanno detto sì. L'87%, cioè 1001, e quell'uno è l'account Slim Dogs, hanno detto no. Quindi... Allora, io prendo subito la parola perché in realtà mi sono preso degli appunti su un giornale già scritto, peraltro, perché questo è quello che avevo, è questo che avevo sotto mano, ho preso degli appunti. Anche io. Allora, io voglio dire una cosa, io... Allora, diciamo che parliamo dei personaggi, no? Come giustamente Sedoni a un certo punto ci ha fatto notare, dice, ma approfondiamo questa cosa dei personaggi, cerchiamo di capire come vengono trattati e se effettivamente poi c'è un modo migliore di un altro di trattarli, no? Dico, se un film l'ha fatto meglio rispetto a un altro. Io penso che la tematica del vecchio Jumanji era sicuramente una tematica cioè è una tematica che c'è, che esiste, perché l'adolescenza, il confronto con i genitori, la crescita in quel periodo della nostra vita c'è, ci sarà sempre, quindi è sicuramente una tematica giusta, che è giusto che poi ciclicamente qualche film provi a trattare. Il problema, secondo me, è che non gli viene data però in quel film un'angolazione, una visione che la rinnovi, che la rinfreschi, no? Nel senso, è sempre stata... è la solita cosa, cioè non c'è una lettura diversa, una lettura particolare. E quindi io apprezzo di più da questo punto di vista invece il tentativo più attuale di provare a parlare di una tematica che è perché mega... non hai visto il film, no? Vabbè, che vuol dire, non c'entra niente. Io anche poi se l'avessi allora te lo rivedi. Io anche se l'avessi visto avrei dovuto valutare su quello che avete detto, e quindi dico
in questo caso io apprezzo molto di più il tentativo di valutare, di parlare di un tema che è molto più attuale ed è molto più ad oggi, come vogliamo dire, non mi viene la parola giusta, però insomma è molto caldo, no? Ed era molto soprattutto... caldo anche durante Beverly Hills 90210. Mauro, tantissimo. Però, io scusate, oggi hai un ciclo. Stai interrompendo il giudice, questo è un'offesa. Marco Cioni, sei sessista. No. Scusate, io sto come no, quelli che hanno visto Tomb Raider coi pantaloncini. Adesso io non ho capito il riferimento a Beverly Hills, però non fa niente. Quindi no, questo era per parlare della tematica, cioè nel senso, secondo me un film che comunque si prende la briga di parlare di questo è comunque da apprezzare. E poi sono d'accordo sul fatto di che Robin Williams non è il suo miglior film dal punto di vista attoriale, e quindi io, a me la difesa mi ha convinto, e quindi io voto per la difesa. Sei Donia. Il mio voto va alla difesa. Sei Donia, tutto ciò, perché mo sono cazzi tuoi. No, benissimo. Quindi io, Francesco, cose da dire, quindi faremo le 9 di mattina, no? Adriano, se tu dopo di questo non guardi Welcome to the Jungle, ti giuro, te lo devi guardare tutto, dura tanto. È uno dei film moderni. Dura due ore. Vai, io me lo guarderò, però adesso state zitti e tu hai parola a Francesco. Sei Donia, tocca a te, io sto flexando. Adesso tu flexa pure tutto quello che vuoi, io sarò il tuo sottofondo del flexing. Allora, grazie. Parto dicendo che purtroppo la difesa, giusto, da questa parte, corretto? Sì, esatto. La sì, difesa è qua, è partita con una frase che non mi ha fatto impazzire, ovvero non importa la tecnica, e quindi io lì ho preso una freccia nel ginocchio, perché in realtà secondo me è parte dell'esperienza e dell'impatto culturale del film. Dall'accusa si è evinto che in realtà ci sono state per l'epoca del 95 degli sforzi tecnici per realizzare alcune scene che invece non sono emersi dalle frasi di Marco e Matteo, quindi sicuramente da quel punto di vista, essendo noi giudici, io vi dico che secondo me è invece questo fa parte dell'insieme di criteri che dobbiamo tenere di conto se vogliamo votare quale dei due film è stato di maggiore impatto. Ma secondo me la cosa che più mi fa propendere da una parte rispetto all'altra è che avverto il fatto che sia l'accusa che la difesa, ma questo ovviamente va a danno della difesa, per definire il concetto di Jumanji si appoggiano sul primo Jumanji, e questo di per sé fa crollare tutto il resto. Cioè Jumanji 2 mi è sembrato esistere solo per screditare o supportare cose fatte nell'1, laddove Jumanji 1 non ha bisogno, o almeno questo si evince, io non ho visto il 2, ma non ha bisogno del 2 per autodefinirsi. Di conseguenza mi viene da dire che non sono riuscito a comprendere in questo Red 10 cosa avrebbe in più, non tanto Jumanji 2 rispetto al resto dei film usciti in quel momento, ma cosa avrebbe in più rispetto all'1, perché l'1 aveva una tematica, mi avete detto, delle famiglie, che insomma negli anni 90 ricorderete essere avvenuto un grande crollo del concetto di famiglia, questo è un discorso in realtà serissimo, e delle famiglie nella metà degli anni 90, io sono figlio di quegli anni, del 93, ho visto la mia compresa intorno a me proprio sfasciarsi, e quindi il fatto che in quel periodo si parlasse di quello, secondo me, a gran valore, laddove, se posso essere sincero, forse non mi viene da pensare a Jumanji 2 se voglio pensare all'accettazione del proprio corpo. In più, appunto, non ho compreso esattamente cosa fa Jumanji 2 per potersi appropriare del titolo Jumanji e dire io sono Jumanji, in realtà non tu che sei l'uno, mentre al contrario più volte l'accusa ha sottolineato questo, quindi per me purtroppo ritengo che Marco e Matteo si sono difesi bene, ma devo dare il mio voto a Giovanni e Mauro per tutti i motivi. E io sono totalmente d'accordo con Saito. Non lo puoi dire, Adriano Santucci. Dovevo farlo parlare, ragazzi. Questo è il posto, vi ragazzi, ricordo, di Adriano. Ragazzi, io ve lo ammetto, la mia eterosessualità sta veramente
sicuramente vacillando verso Sidonia, scusatemi, però cioè cazzarola. Sempre vacillato, Giovanni. Quindi sì, sì, verso quest'uomo incredibile. Quella di tutti vacilla, quella di tutti. Quest'uomo è incredibile, voglio un pupazzetto. L'accusa, aspetta, no, che decretiamo il vincitore ufficiale della puntata, che è l'accusa, quindi Welcome to the Jungle non è un film superiore rispetto al Jumanji originale, quindi... Ma... Ti devo dare atto a Marco e a Matteo di una cosa. Lo guarderò il 2 a questo punto. Almeno la curiosità me l'avete fatta venire. Lo vedi? Io, Adriano, allora, ti si stava prospettando davanti. Un attimo, ragazzi. Adriano, ti si stava prospettando davanti una terribile serata, perché io ero andato a controllare e Welcome to the Jungle sia su Netflix che su Prime Video. Sì, sì. Quindi non avevi nessuna scusa. Lo potevo vedere per forza. Grazie mille, Matteo. Grazie. Allora, io sto dicendo, il mio numero ce l'hanno. Se volete vi invio la posizione WhatsApp e mi inviate i pacchi bomba se non vi piace il numero. Lo sapete cosa dovete fare? Lo sapete cosa andate dovete lì, fare? Gli date dovete uno schiaffo, ma potete prendere un cane. Esatto, dovete andare lì e dovete togliergli i cani. Esatto, esatto. Matteo, puoi ripetere? Lui li mette là a vedere Jumanji 2 all'infinito. Vieni a prendere. Matteo, poi ricordiamo esatto. Velocemente che Matteo lavora in un canile che per un seguito a un sequestro gli hanno portato appena portato 38 cani che stanno cercando appunto di dare in affido. E la pagina Instagram, quali sono i contatti, il profilo Instagram? Pagina Instagram e Facebook Empapavia Cascina Quadrifoglio. Facile, trovate su facile e ci sono tipo la lista Amazon, anche solo, ma anche solo un mi piace, una condivisione in più possono fare davvero tanto in questo momento. Se non sbaglio, Matteo, correggimi comunque se sto sbagliando, si possono comunque, se si vogliono prendere questi cani, da possono... tutta Italia, cioè non è che per forza si deve essere allora, la zona, come funziona? No, è una questione di politiche interne alle associazioni, solamente in Lombardia. Ah, okay. E adesso i cani, essendo arrivati da così poco, non sono ancora adottabili, però li manteniamo, ne abbiamo 200, pensa un po' te. Madonna, questi di Breton praticamente. Toglieteli, ragazzi, levateglieli per favore. Se no gli faccio vedere a tutti i Jumanji 2. Grazie, Matteo. Ancora peggio. Va bene. Ciao Matteo, ciao. Grazie. Ciao ragazzi, ciao. In bocca al lupo per tutto, okay. Complimenti per quello grazie che fate. Grazie anche a te. Grazie. Ciao. Allora, io voglio dire tre cose importanti. La prima è che questa sera nel post opinioni pericolose anch'io dirò quello che penso veramente, perché ovviamente anche Sidonia, io non potevo votare e non farti parlare, quindi era va no, bene, ho apprezzato. Se no non ci godevamo. E poi volevo dire, mentre facciamo entrare il nuovo utente, ricordiamo che invece adesso Sidonia passerà tra gli avvocati e io e Giovanni saremo i nuovi giudici. Che sono cazzi, Adriano, perché hai visto come ha fatto quello? Cioè, è allucinante. Quello là è bello che ogni tanto ci sia qualcuno, cioè, così. Io però quando poi... Cioè io non posso, soprattutto a te Giovanni, non ti posso fare troppe domande, sennò poi si vede che non ci capisci un cazzo. Esatto, cioè, violenza gratuita. Cioè, no, invece c'è cioè, in culo il mestiere questo. Facciamo entrare l'utente. E Giovanni, la chat se vuoi fare... si parlerà di Pokémon. Io volevo soltanto fare un ringraziamento a Rocco Bot che ha donato 5 euro dicendo: Mauro, avrai la gola secca per via del flex. Immagino, perché il flex è poi un'altra cosa. Vabbè, prenditi che una birra. La gola col flex, e che cazzo ne so, dice Mauro: avrai la gola secca, prenditi, ragazzi, una birra. Flex è un ottimo medicinale. Esatto, flex, l'ha detto sì. Prima. E poi volevo ricordare un'altra cosa, visto che ancora Marco Cione non l'ha fatto, che abbiamo bisogno di voi. Per 3 metri sopra Twitch è appena apparso il numero di telefono. Marco, vuoi specificare cos'è 3 metri sopra allora, Twitch, per favore? Vabbè, purtroppo sai, purtroppo per fortuna per lui Sidonia non ha problemi di cuore, è felicemente accoppiato, però noi stiamo sviluppando questo format che mio, di Matteo e di Benedetta, in cui affrontiamo problemi di cuore di tutti gli utenti, tutti coloro che stanno vivendo una maretta emozionale, una tempesta emotiva, e ci mandano questi messaggi e noi sfruttiamo la nostra fissa, la nostra passione per i teen e i love drama, quelli anche brutti e stupidi, per provare a risolvere questi problemi, perché andare dallo psichiatra quando ti basta aprire Twitch, Scrubs. No? Esatto, no? O Scrubs, o Scam, o Gossip Girl, o Dawson's Creek, o D.O.C., tutte queste serie qua. Quindi, lì ci sono gli insegnamenti. Se avete problemi di cuore, mandate un messaggio vocale a questo numero. Se vi state bombando la sorella del vostro migliore amico, vi oscureremo la voce, quindi non vi preoccupate. Se lo state facendo in questo momento, smettete. Mandate il messaggio vocale insieme.
se lo state facendo, perché anche potrebbe essere divertente. Potrebbe essere Elisa Tip. Elisa Tip dice: sono una psicologa e mi dissocio. Ma che vuoi? Cioè pure ti togliamo il lavoro, Elisa Tip? Che poi la gente non viene più da te per i problemi. Tra di l'altro, cuore, aggiungo una cosa: ci sarà la possibilità di intervenire direttamente durante il format, ecco, perché daremo per un momento un numero di telefono. E Elisa Tip, se vuole risolvere i problemi anche lei, basta che chiama, noi alziamo la cornetta, gli facciamo dire la sua direttamente in live. Cioè, il mio mouse si aspetta. È arrivato Cristiano. Dov'è? Eccolo. Eccoci. Ciao Cristiano, buonasera. Tu sei nello studio delle iene. Ma non sono una iena. Scusate, Hotel Marco dice: il problema è che vi guardo assieme alla ragazza che è di fianco a me, quindi lui vorrebbe, Hotel Marco vorrebbe perché mandare evidentemente un messaggio di problemi di cuore, ma forse ce l'ha con l'amante, no, o forse gli sta sul cazzo la ragazza e non lo può dire. Allora forse magari scusate, un'amica e vorrebbe provarci ma non cappottone ha il coraggio. A Hotel Marco in 3 secondi. Scusate, allora, un attimo, senti un attimo Cristiano, per favore mettiti le cuffie come avevamo detto l'altra volta, perché c'è un rientro audio che dà fastidio. Grazie, eccole, e proviamo. Tanto, a vedere, allora, se una volta io non capisco perché ciò che viene bucato è sempre il giallo e non il verde. Zio, che vuoi che ti dico? La vita fa schifo. Perché pure la mia splendida maglietta di Pallet Town viene bucata. E si vede che c'è, allora, del verde in questo giallo, del giallo in questo verde. Matteo Bruno mi insegna come DOP che nel giallo c'è un po' di verde. Sì. Sì, è vero. Quindi... Ma chi se ne frega, andiamo avanti. Cristiano, da dove... Cristiano, amico mio, guascone. Mi sentite? Scusate, sì, ti sentiamo. Che film era questo? Che film era? Non ci resta che piangere. Era... Ma non cosa sta dicendo? No. Ma no, erano... sono felice. Aldo, Gianni e Gianni. Che facevano... Oddio, erano di... Ma erano... Era sì, che... sì. Cristiano, da dove scrivi? Da dove... Che fai nella vita? Che fai? Dove scrive? Sei? Ma che c'è? Allora, da Napoli, vi contatto da Napoli e a parte farmi massacrare nelle live, disegno... Ammazza. Disegni? Proprio disegno. Tipo fumetti, illustrazioni, disegni, generico? Illustrazioni per l'infanzia. Oh, bello, ok, faccio bello. Illustrazioni di libri per l'infanzia, sì, sono illustratore, principalmente. Ammazza. Ok. Allora, niente di Cristiano, dici qual è la tua opinione a tema Pokémon di questa sera? Sei troppo giallo. Sei idoneo a non svenire tu nel caso, eh? No. Che sono troppo giallo. Sì, sei troppo giallo. No, non ti preoccupare, Giovanni poi deve dire cose. No, sei, basta, c'ha la faccia bucata. Sì, va bene, basta, dai, mi sto zitto. Ok, allora, posso dire però prima che ci scanniamo che è un piacere essere qui comunque con tutti. Assolutamente. Puoi dirlo, certo, puoi dirlo. Anche grazie, è un piacere essere con quello che a apparenza è Silver Surfer in questo momento, sempre con la live. Io sto flexando. È un piacere nostro, un piacere nostro. Ok. E vabbè, l'opinione è, preparatevi, è che i Pokémon sono diseducativi. Sboo! E due. In che in che senso non lo posso chiedere perché già entriamo nel comunque... vivo. Cioè, i Pokémon sono diseducativi? Così? Questa è l'opinione? Adriano, allora, stasera ce la buttano tutti. Aspetta, allora, prima di iniziare, esatto, però, allora, prima di iniziare dobbiamo fare le squadre. Dico, stasera ce la buttano tutti leggera comunque. Io, non per cavalleria, nel senso, non posso, visto che è stato poi così bravo, non posso azzardarmi a mettere Sidonia in difesa perché sarebbe un affronto bellissimo, nei confronti di un ospite, non si fa. Sarebbe bellissimo. Gli danno immediatamente l'abilitazione d'avvocato. Cioè, andare a casa adesso, però non posso farlo. Però voglio fare una cosa, ragazzi. Come la settimana scorsa abbiamo messo in mega difficoltà Marco con Scrubs, io credo sia giusto questa settimana mettere in mega difficoltà Mauro. Con fai vedere il tuo tatuaggio, Mauro. Mauro, fai vedere. Fallo rivedere, vedere per gusto nostro. Cos'è, Super Mario quello? Esatto, Mario. Bravo, Super Mario. Bravo Adriano. E quindi in difesa con Cristiano ci sarà Mauro, che non è per niente fan dei Pokémon. All'accusa ci sarà Marco Cioni con il nostro ospite speciale Sidonia e come giudici sempre io, in questo caso il buon Giovanni. Allora, Adriano, ho incasinato tutto.
non so se in realtà di fare una premessa per il nostro aspetta, amico aspetta Mauro, dopo ho incasinato aspetta, tutto Giovanni. Adriano, allora dalla parte della porta alla tua altezza c'hai Seidonia, sotto c'è Marco, sotto di te ci sono io, accanto a te dall'altra parte c'è Mauro e sotto Mauro c'è Cristiano e Adriano è rimasto così. Ah ok, io pensavo stessi molto concentrato. Io ho perso, io ecco, non sento più niente. Dicevo, cioè, adesso ci senti, hai sentito come siamo combinati? No, no. Allora, lì c'è Seidonia, sotto okay, c'è Marco, sotto okay, di te ci sono io, accanto a sì, me c'è Cristiano e accanto a e al mio posto questa sera lo cedo a Mauro al momento. Perfetto. Perfetto. Allora, Mauro, che cosa io volevo dire, dire al di là del fatto che la chat sta notando come tanto era una settimana che dicevo che sarebbe andata a finire così, lo sapevamo tutti, per far capire un attimo a Seidonia l'ambiente nel quale ci troviamo. Qui c'è un Giovanni, mi ricordi, scusami, come si chiama questo Squirtle Pokémon? Si chiama Squirtle, quello. Esatto. No, Squirtle, è Totodile, Totodile. Totodile. Allora, chiarisco un attimo. Infatti, la chat appena siamo entrati ha detto bello Seidonia, alle spalle ha un sacco di Squirtle. Quindi più o meno è così. Esatto, tantissimo Squirtle. Il mondo nel quale viviamo. Voglio chiarire una cosa, allora, siamo giudici io e Adriano semplicemente perché né io né Adriano capiamo un cacchio di Pokémon. Avete un cuore. No, no. Aspetta, io ne capisco niente, zio. Io ho visto, okay, coso, ho giocato anche ai giochi al Game Boy. Che voi umani non potete immaginare. Okay, non scusami, sono fan, però so di cosa si scusami parlando, Adriano, allora parlo per me. Ma... io ci ho giocato una volta per sbaglio qua su Twitch con la Switch per 20 minuti e mi sono rotto. Cioè, non ne so niente. Quindi siamo i giudici perfetti. Ma intendo che segue sempre Seidonia. Seidonia, quindi switchati adesso da giudice ammazza, ad avvocato dell'accusa. Vai Cristiano per no il problem, tuo primo turno sulla, con la tua opinione che i Pokémon sono diseducativi. Scusate, questo fa ride. C'è Mauro dietro. Si legge. C'è Mauro dietro che dice ho un tatuaggio dei Pokémon. Sulla sedia c'è Cristiano che dice i Pokémon sono diseducativi e Mauro che lo buttate sotto. Scusate, faceva mi dissocio dal fatto che Heidi uccide una Shania. Andiamo avanti. Non so se potete sabotarmi in realtà. No. Vai Cristiano. Allora, no, ci tengo a precisare che la mia opinione riguarda sostanzialmente la serie animata. Ok. Riguarda la serie animata perché in effetti è quella che è stata trasmessa in televisione, quindi arrivata in tutte le case, a tutti i bambini e soprattutto poi appunto a differenza, cioè il videogioco a differenza della serie animata è già destinato a un target più alto. Quindi, ecco, il discorso educativo già viene meno. Ok. Vai. Che è successo? Puoi fare tutta la tua ringa iniziale per della cosa. Non essere emozionato, Cristiano. Vai come un treno. Vabbè. Bevi dell'acqua se ti serve. No. No, vabbè, allora, come dice la sigla, girovagando per il mondo la mia sfera lancerò ed ogni Pokémon così catturerò. Quindi parliamo di una serie in cui gli animali vengono di fatto catturati, collezionati come oggetti e poi adoperati nei combattimenti. E nonostante la situazione sia stata molto edulcorata riguardo ai protagonisti, che sono ovviamente molto affettuosi e benevoli con i loro Pokémon, ci mancherebbe. Tuttavia il messaggio di base rimane perché comunque ci viene mostrato questo mondo in cui è comunque normale andare in giro a catturare animali selvatici, a collezionarli, accumulandoli, quindi gli esseri umani li accumulano rendendoli addirittura tascabili dentro queste sfere portatili che a me non sono mai piaciute. E poi ovviamente li sfruttano le loro capacità facendoli combattere in un'arena, quindi... Quando io praticamente è arrivata questa serie animata in televisione e ho realizzato qual era il concetto di base, ovviamente sono rimasto sconcertato perché dopo anni e anni di cartoni animati che ci avevano insegnato ben altri valori, che ci avevano insegnato comunque a rapportarci con gli animali in tutt'altra maniera, mi è sembrato veramente un grande passo indietro, perché comunque, ripeto, nonostante tutte le situazioni molto edulcorate, il messaggio principale, il concetto principale della serie è questo,
Ora io ho detto diseducativo, per carità, qui tutti hanno seguito i Pokémon, quindi credo che nessuno sia diventato poi uno psicopatico assassino di animali. Non so, guarda Mauro che capelli ha. Bracconiere. Ma anche io. Vabbè, capelli a parte. Sì, esatto, tra l'altro credo sia una caratteristica specifica, perché oggi non ho lo chignon, però è... credo sia uno statement. No, e comunque dicevo, quello che voglio dire è semplicemente che viene illustrato, viene suggerito un modo di considerare gli animali, di rapportarci con loro, che in fondo non è nemmeno tanto suggerito, cioè viene proprio mostrato nella serie, che è scorretto soprattutto alla luce del fatto che nel mondo dell'animazione gli animali, i personaggi animali, in fondo non sono altro che un ulteriore modo di rappresentare il diverso, cioè il nostro modo di rapportarci con ciò che è diverso. Questo perché spesso poi parlano, sono più o meno antropomorfi, non sono mai meri animali, ecco, quindi... Anche alla luce di questo è ancora più grave il modo in cui vengono mostrati in questa serie. Quindi quello che voglio dire, concludendo questa prima ringa, è che avendo questa serie in fondo un potenziale antieducativo anche abbastanza notevole, possiamo quindi definirla diseducativa, anche se l'abbiamo seguita poi con passione da piccoli, poi in effetti. Vorrei andare io, se possibile. Bravo. Aumentiamo l'hype, bravo Marco Cioni. Esatto. Però così mi fai un grave disservizio. Ma io voglio vincere. ho capito, ma tu sei stronzo. E neanche allora... questa è una novità, andiamo avanti. Esatto. Allora, io parto col dire che... Parto con la prima cosa. Quello che tu dici, che è l'argomentazione che i Pokémon vengono utilizzati dalle persone per combattere come se fossero degli strumenti, è una cosa che tu hai detto di non affrontare la tematica anche, diciamo, da tutto il punto di vista dei videogiochi, eccetera, cosa che secondo me è un po' difficile perché Pokémon è un franchise molto interconnesso a livello di tematiche, però comunque si può fare lo stesso. Io vorrei intanto far capire attenzione su una cosa importante: si chiamano allenatori di Pokémon, non si chiamano padroni di Pokémon, e la cosa è molto diversa, perché le squadre di calcio hanno gli allenatori, però le squadre di calcio non è che i giocatori li tengono legati con le catene, li frustano dicendo correte e prendete a pallonate gli avversari altrimenti succede qualcosa. No, sì, gli danno una marea di soldi, dipende. Giocano, fanno un lavoro che tutti noi come Pokémon, giusto? Fare. Esatto. E il ricordo punto qual è? Famosi altissimi compensi. Il punto qual è? Il punto è che i Pokémon e gli umani nella serie hanno palesemente un rapporto simbiontico, e non esiste mai un momento, cioè la scena del primissimo film di Pokémon che abbia visto, in cui c'è Ash che sacrifica se stesso più volte pur di salvare Pikachu, ad esempio, è un rapporto simbiontico e si basa tutto su un'amicizia, un'alleanza che si viene a formare per andare a creare un rapporto di fiducia che si esplode anche nelle lotte. Però è un tipo di... è ovvio che può risultare, diciamo, difficile da capire, perché nel nostro mondo non esiste un essere che è come i Pokémon. Cioè, è ovvio che se io faccio il paragone con i combattimenti dei galli, non siamo qua, è ovvio che è diseducativo. Però i Pokémon non sono galli, i Pokémon hanno una volontà, hanno una capacità decisionale, possono scegliere cosa fare e cosa non fare. Ed è l'allenatore, è un in campo, è quasi uno che gli dà i consigli, ma molte volte abbiamo visto Pokémon fare di testa loro, ad esempio il Charizard di Ash, che gli dava e sempre il filo da torcere. Che doveva stare zitto. Mauro, è come te adesso, pensa. E quasi quindi... fino alla morte. Cosa? Fino alla morte, però... ma questo no, è un altro non è vero mai, perché poi l'allenato, a parte tipo che... in Pokémon Adventures. Ma Sidonia sta per esplodere. Comunque, io dico questo semplicemente, cioè è un tipo di polemica che si può applicare al nostro mondo, che non prevede il fatto che esistano esseri che sono simili animali, ma hanno una volontà, e che quindi c'è un rapporto di simbiosi che ovviamente non esiste nel nostro mondo, ma che la serie stessa chiarifica fin da subito, e quindi... quell'elemento che tu dici si perde nella prima puntata della prima stagione, nel momento in cui Ash prende Pikachu e Pikachu lo fulmina costantemente perché Ash non sa come gestirlo. Quindi sono due messi a pari livello, non c'è la sudditanza.
Prego. Però io, vai, scusate, allora, chiedo io una cosa. Chiedo una cosa, scusate. Aspetta, Giovanni. In base a quello che ha detto Cristiano, a quello che ha detto Marco, non riesco a capire perché i Pokémon dovrebbero essere diseducativi. Cioè, per quello che ha detto Marco, è tutto l'opposto. Perché quasi. È violenza sugli animali, ma adesso ci arriviamo. Il discorso è che io sono fortunato. A me piacerebbe, ovviamente, confrontarmi con Sedonia. Non dico sfidarci perché sarebbe completamente inutile, però sarebbe bello confrontarci su tutta la lore secondaria dei Pokémon, le cose fichissime. Sfortunatamente per me, però, Marco Ciuni non ne sa un cazzo, quindi mi trovo semplicemente a rispondere ad una serie di cose talmente banali che non so neanche da dove iniziare. Allora, la questione dello sfruttamento è talmente tanto sviscerata nei primi episodi delle puntate che addirittura nella quinta generazione si è sentito il bisogno di inserire un'intera trama, cioè l'intera trama di tutto il gioco della quinta generazione gira intorno al fatto che non esiste più il Team Rocket, esiste il Team Plasma, che è un team che vuole che i Pokémon vengano liberati, perché il problema è che crede che gli allenatori li sfruttino. Quindi la cosa è talmente nei giochi, però. Marco, hai appena hai iniziato la tua argomentazione dicendo non si possono scorporare i giochi. Però poi ho detto posso parlare anche solo della serie. Non interrompere però adesso, Marco Cioni, allora, è iniziato il momento in cui... Aspetta, effettivamente Marco ha parlato però della serie animata, non dei videogiochi. Aspetta, scusa. Ma tanto il Team Plasma sta pure nella serie animata, nel senso che i videogiochi, la serie animata segue l'andamento dei videogiochi. Allora, la questione è che qui nessuno sta dicendo che i videogiochi apertamente dicano dovete far menare gli animali tra di loro, ok? Qui nessuno sta dicendo che questo è il messaggio della serie. Il punto però è che noi, come esseri umani, acquisiamo lezioni in maniera, mi viene il termine, non quando una cosa è a livello di subconscio, vuoi dire, forse. Esatto, subconsciamente, esattamente. Quindi il discorso è che il problema grave dei Pokémon è che, per quanto io li ami, partono da un assunto di base che è pericolosamente sbagliato, e per quanto poi si sforzino a fare un enorme lavoro di maniavantismo tutto il tempo e dire sì, però i Pokémon sono felici, sì, però in realtà combattere è quello che vogliono fare, sì, però in realtà non è un problema perché c'è tutti Ash li tratta un sacco bene, Rosso li tratta un sacco bene, tutti quanti giochi, il problema è che però a questa roba non ci si arriva. Cioè, ci sono una serie di... è evidente, la serie parte dalla volontà del creatore di imitare quello che lui faceva quando era bambino, ovvero catturare e collezionare gli insetti. Non si arriva più a fondo di così, nel senso, Satoshi Tajiri era incredibilmente appassionato di catturare e collezionare gli insetti, gli piaceva confrontarsi con i suoi amici, guarda che bell'insetto ho catturato io, guarda che bell'insetto ho catturato io. È evidente che ci sia un'oggettificazione di quello che in realtà è un essere vivente, e addirittura nelle prime draft, nei primi disegni, in alcuni dati che sono usciti dei giochi di prima generazione, gli allenatori hanno una frusta nelle loro sprite. Poi questa cosa è stata modificata, è stata edulcorata proprio perché era evidentemente sbagliata. Però il punto è che non è vero che combattono perché è la loro volontà. Esiste addirittura uno strumento che serve a farli diventare allineati alla volontà dell'allenatore, che è la Pokéball. Perché normalmente non è vero che i Pokémon non sono come gli animali, i Pokémon sono letteralmente come gli animali. Cioè, nonostante ci sia un pelino di confusione all'interno della lore tra il gioco e gli anime, in cui gli animali esistono e sono con i Pokémon, gli animali non esistono e ci sono solo i Pokémon sono gli animali di quel mondo, è evidente, si vede anche in alcuni episodi in cui servono Magikarp da mangiare. Sono animali, ok? Vengono mangiati, vivono le loro vite da animali, e tramite l'utilizzo delle Pokéball, che non si è mai capito bene come cazzo funzionino, diventano sudditi dell'allenatore. Ora, è ovvio che l'anime ci mostri solamente la parte edulcorata di tutto questo, ci fa vedere solamente Ash e ci fa vedere che lui è un sacco buono e lui vuole un sacco bene i suoi Pokémon, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il problema è che è indubbio che i Pokémon soffrano, provano dolore, e su questo c'è un episodio della serie che è evidente, che lo rende evidente. È un episodio nel quale Ash viene collegato a Pikachu. Ok? E durante quel combattimento Ash è in grado di sentire tutto quello che succede a Pikachu. Ok? E ovviamente viene massacrato, cioè lui prova un sacco di dolore, e quello che ci fa capire è che Pikachu
prova dolore e non ha una scelta, non può decidere se combattere o meno, perché il punto è che mettiamo da parte per un secondo che Ash è una brava persona, ok? Mettiamo da parte per un secondo il fatto che lui vuole bene i suoi Pokémon, li fa combattere, si assicura, anche se non mi pare fosse così quando ha catturato quell'enorme mandria di Tauros a caso, era semplicemente un'enorme mandria di Tauros che lui ha catturato a cazzo di cane, quindi non mi pare sia così, però diciamo che lui si assicura che ogni singolo Pokémon che lui cattura sia deciso a combattere con lui. Il resto dell'anime è pieno di gente che in realtà usa i Pokémon per fini personali, quindi il discorso è che il messaggio, quello subconscio che arriva dalla serie, è che è una roba che si fa per il proprio divertimento, una roba che si fa soggettandoli al proprio volere. Quindi, ripeto, per quanto la serie voglia farci guardare da un'altra parte, dirci guardate però succedono solo cose belle, è evidente che nel mondo costruito attorno a questi mostri le cose brutte succedano e se ne accorgono i bambini. Vai Saidonia. Allora, cerchiamo di parlare di questo argomento innanzitutto, secondo me, prendendolo alla radice. Dunque, si è detto che i Pokémon sono diseducativi, poi ci si è corretti e si è detto invece che è semplicemente forse un po' controverso il messaggio che lanciano all'interno della serie. E sono d'accordo con voi nel dire innanzitutto che è possibile lanciare un messaggio positivo o negativo con una serie, ma che questo viene fatto nelle maglie della narrazione, dovendo accettare per forza le regole con le quali questa narrazione avviene. Vi faccio un esempio per farvi capire quello che vi voglio dire. Full Metal Alchemist è un prodotto di animazione giapponese che insegna il valore dell'accettazione della perdita, per esempio il fatto che nella vita niente ti venga regalato, tutto viene sudato dalle persone, e purtroppo lo scambio equivalente che viene lanciato da Full Metal Alchemist è solo una teoria, perché nella pratica non ti torna indietro nella vita quello che dai. Questo sicuramente è un messaggio lanciato da Full Metal Alchemist, laddove non credo che l'anime e il manga, che parlano anche di trasmutazioni umane, lancino il messaggio di bambini che con sale, olio e pepe possono resuscitare loro madre, non credo, nonostante ovviamente questo è sicuramente parte della narrazione. Quindi secondo me bisogna distinguere quello che è il messaggio intrinseco all'interno dell'opera da quelle che sono le regole della sospensione dell'incredulità che l'opera stessa lascia ovviamente mangiare e digerire al pubblico. Quindi concentriamoci sulla serie animata, e essendo che Cristiano parlava di girovagando per il mondo, credo che anche dobbiamo restringere per forza di cose l'argomentazione alla prima serie animata, ricordando però a lor signori giudici che girovagando per il mondo la mia sfera lancerò è una frase scritta da Giorgio Vanni, solamente valida in Italia, perché quella non è la sigla di Pokémon, e addirittura, così faccio un po' di flexing, come dicevamo prima, di common knowledge, addirittura anche il catturali tutti, gara catch em all, è in realtà uno slogan occidentale. All'epoca purtroppo Pokémon non godeva di un'identità unitaria e quindi non venivano decisi gli slogan in tutto quanto il mondo in maniera appunto di concerto, ma appunto questo gara catch em all era il modo in cui l'Occidente aveva deciso di lanciare la febbre di Pokémon attraverso il collezionali tutti, accattati figurine, bustine, carte, peluche e tutto il resto, insomma una Pokémon mania che poi ha portato il franchise a essere il primo al mondo sopra Harry Potter, sopra Star Wars. Detto questo, quindi sicuramente Mauro ha ragione nel dire i Pokémon combattono, per quanto non combattono per uccidersi, ma combattono semplicemente per sport. Nel mondo narrativo di Pokémon, esattamente come in Full Metal Alchemist si cerca di resuscitare la propria madre, lì si vive in una fantasia, appunto, immaginaria, nella quale umani e un'altra specie di animali, perché in realtà gli animali poi sono stati retconnati, non esistono, quindi gli unici animali presenti sulla Terra, i Pokémon, vivono insieme questo rapporto di simbiosi, che non è né più né meno effettivamente quello che ha detto Marco, cioè il rapporto di un allenatore con la propria squadra di calcio. Effettivamente il paragone sta in piedi, perché nelle regole del racconto di fantasia di Pokémon è effettivamente una sorta di trasposizione di un rapporto sportivo del nostro mondo reale. Tuttavia Pokémon intelligentemente ci mostra, secondo me, nella prima serie animata, senza arrivare al Team Plasma, anche l'altra faccia della medaglia. Il Team Rocket maltratta davvero i Pokémon e ti fa capire che in questo mondo di fantasia dove tutti combattono, quindi il minimo comune denominatore è che tutti combattono, lo puoi fare bene, lo puoi fare secondo le regole del gioco o contro le stesse. Nella serie animata numero 1 abbiamo il Team Rocket che con un gran taser va a colpire una Marowak femmina, una narrazione, una parte della narrazione che tutti quanti conoscono, che è entrata nella storia. Questi mafiosi colpiscono con un taser un Pokémon e lo ammazzano, lasciandone orfano il bambino. Quindi il bambino spettatore, quindi quello vero, quello in carne ed ossa, noi subito può distinguere che in questo mondo di
regole, di fantasia, c'è chi combatte semplicemente per mostrare che il proprio Pokémon è stato addestrato meglio, quindi alla pari di un cane che salta gli ostacoli, cosa che in questo mondo immagino non dia particolari polemiche, non dia voce a particolari polemiche. Dall'altra parte invece c'è chi vende i Pokémon per soldi o chi li ammazza quando hanno finito di assurgere al proprio scopo, quindi una cosa diabolica. Le Pokéball che sono state citate nella ringa delle nostre controparti in realtà sono state spiegate nel loro funzionamento, quindi non è vero che non lo è stato. Le Pokéball sono state definite da Junichi Masuda, che è il creatore, uno dei creatori in realtà del team creatore di Satoshi Tajiri della serie, come degli hotel di lusso. Quindi in realtà le Pokéball, e anche qui è importante quindi contestualizzare le regole della narrazione, le Pokéball sono dei grandi hotel di lusso, quindi ma questo viene detto nel anche nel cartone animato. È stato specificato all'interno di un'intervista da parte di Junichi Masuda, che dice che praticamente sono degli hotel di lusso, e questo ovviamente ci porta a comprendere che i Pokémon non possono, per motivi puramente estetico-narrativi, andare tutti insieme dietro l'allenatore, perché altrimenti alla 130esima puntata avresti Ash con la processione di stronzi che gli vanno dietro, che è un po' complessa come situazione, e per questo si sono create delle digitalizzazioni. In realtà è digitale la Pokéball, quindi in realtà, se vogliamo, qui si crea più il problema del parallelismo etico di costruzione proprio creativa con i Digimon, piuttosto che un problema etico legato alla lotta fra gli animali. In più, la serie animata numero 1 non dimostra che la collezione viene prima di tutto il resto. Più volte Ash si trova a voler liberare i suoi Pokémon, nonostante siano compagni di lotta, nonostante siano compagni d'avventure e amici, perché come tali vengono trattati, perché per esempio, ve la butto lì, ma insomma chi guardava Italia 1 se lo ricorderà, Butterfree trova l'amore, e quindi il fatto che il Pokémon trovi l'amore è di più valore rispetto a combatterci, guadagnarci le medaglie o portarlo all'interno di uno stadio. Quindi assolutamente nel mondo delle regole di fantasia di Pokémon, se un Pokémon vuole vivere nella natura, il suo allenatore non solo glielo concede, si sente obbligato a farlo, ed è così che devono andare le cose. Quindi assolutamente non c'è mai il messaggio di assoggettamento del Pokémon all'uomo, assolutamente. Da questo punto di vista possiamo anche dire quindi che in generale non è un mondo, rispondendo a Mauro, tieniti pure qualcosa per il secondo giro, però vai. Io credo che ne abbia di cose lui. Non è un mondo che utilizza i Pokémon per fini personali, ma al contrario è un mondo che convive con i Pokémon in una società dove ovviamente le lotte Pokémon sono importantissime, ma ripeto, alla pari di qualsiasi altra serie di animazione che potrebbe utilizzare la lotta come mezzo per dire qualcos'altro, perché allora abbiamo Naruto che ci insegna che bisogna prendersi a pacche a ricreazione con gli altri amici? Beh no, quindi se riusciamo a estrarre dalla narrazione di base è il messaggio reale quello che conta, altrimenti Happy Tree Friends ci insegna che è divertente scoiare gli scoiattoli, lo dico così per dire, però... Happy Tree Friends sono davvero poche le cose che insegna. Allora, finito il primo giro Adriano, giusto? Mi dissocio. Finito il primo giro, giusto Adriano, se non sbaglio? Cosa, Giovanni? Finito il primo giro, dico, quindi adesso... Abbiamo concluso il primo giro. Perfetto. Ci sono dei ringraziamenti da fare? Scusate, io voglio leggere un commento che ci farà stare tutti meglio. Sì? Il videomaker dice Butterfree si evolve in gluten free. Mi ha fatto molto perfetto, ridere. Bellissimo. Bravo. Magnifico, no, vedo se ci sono nuove donazioni. No, nessuna nuova donazione, nessuno ha regalato niente. Avanti, volevo aggiungere una cosa. Vai. Dì, Giovanni. Dì. No, vai. No, niente, questa cosa della Pokéball hotel di lusso, volevo dire che poi è un po' una paragonata dirlo dopo in un'intervista, so buoni sicuramente tutti, a metterci in cartello, nel senso, no, però io invece aspetta, citerò Tiziano Ferro. Mauro. No, è dopo, fai quando però cito turno. Dopo. Allora dopo, nel prossimo turno ci darò Tiziano Ferro, ricordatemelo. Quindi vai Cristiano. Io chiedo solo, da ignorante nell'ambiente, perché il videogioco l'ho visto, ma più o meno mai cartoni animati non li ho mai visti, per dire che sono diseducativi. Cioè, dall'altra parte, sia Marco che Sedonia ci hanno più o meno detto perché secondo loro non lo sono. Che cosa cacchio si vede in questa serie per convincere i ragazzini che questi giochi sono diseducativi? Questa serie è diseducativa. È questo che sto aspettando. Volevo ringraziare Mamma Oca, che è l'unica che ha colto la mia citazione di Guzzanti di prima. Vai Cristiano.
Allora, ripeto che non è che viene fatto vedere qualcosa di specifico, anzi, tutto quello che viene fatto vedere è molto edulcorato, è molto ovviamente ammorbidito. Quello che parlo è un messaggio di base che viene comunque suggerito, che riguarda il nostro rapporto con gli animali. Ora, innanzitutto rispondo a Marco che ha detto che i Pokémon non sono animali come quelli ovviamente della nostra realtà. E questa è una cosa che ho detto anche io, cioè ho detto che nel mondo dell'animazione gli animali, i personaggi animali, non sono mai semplicemente animali, sono dei personaggi che vengono inseriti proprio per insegnarci a rapportarci con il diverso, capito? Per questo i cartoni animati per anni ci hanno insegnato comunque un rapporto di rispetto per gli animali, era un canone fondamentale, proprio un canone di base, un principio che invece è arrivata questa serie e ha deliberatamente calpestato, ok? Rispondendo anche a Cydonia, io ovviamente capisco benissimo che il rapporto fra umani e Pokémon nel mondo Pokémon ovviamente è definito una collaborazione, giusto? Ed è perfettamente comprensibile che sia stato concepito in questo modo, ovviamente, non avrebbero potuto concepirlo in modo diverso. Il problema è che appunto c'è un messaggio intrinseco sottinteso che porta il bambino a pensare che questo tipo di rapporto sia possibile anche nella realtà fra animali ed esseri umani, e cioè che gli animali possano essere consapevolmente al servizio dell'uomo e che quindi di loro iniziativa, di loro spontanea volontà possano essere usati per un combattimento in un'arena, capisci? Cosa che ovviamente nella realtà non è così. Quindi ovviamente noi sappiamo che abbiamo appurato che i Pokémon, nonostante siano creature di fantasia, perché hanno caratteristiche speciali, poteri fantastici, di fatto sono basati sugli animali. Cioè, su questo non ci piove. No, Pikachu è praticamente un coniglio, Psyduck dice la parola Duck, è un papero. È un coniglio? Mi hai svelato un mistero? È un topo. È un topo. È un topo, ok. È un topo? Sì, beh, è un roditore. È un roditore? Scusate, per me sembra più un coniglio. Comunque, è un coniglio, è un roditore. Sì, vabbè, però è, vabbè, dai. Dai, può essere quello. Adesso. A proposito, colgo l'occasione per dire, riguardo poi al rapporto fra Ash e Pikachu, che appunto c'è questo rapporto di grande amicizia e fedeltà, che... capisce di che livello dovrebbe essere ormai questo. Per l'appunto Pikachu gode di un ruolo privilegiato all'interno della serie, quindi in un certo senso c'è anche questa sorta che non di... vuole stare nel suo hotel di lusso, c'è questa sorta di discriminazione, sì, in effetti, fra Pokémon di serie A, cioè Pikachu, e Pokémon di serie B. Poi ripeto, e comunque ripeto, insomma, i Pokémon abbiamo appurato che sono animali, vabbè, mi sono sbagliato su Pikachu, però Psyduck lo dice la parola Duck, sì, sì. Ponyta è un pony, insomma, e via dicendo. Ora, anche il fatto che Ash decide nella sua immensa bontà e generosità, decide anche poi di liberarli, come fa con Butterfree, dopo che Butterfree trova l'amore, anche questo ci dimostra che appunto sono animali con una vita una loro vita selvatica da vivere, no? Proprio il fatto che vengano restituiti a questa vita selvatica, almeno in questo caso, un caso, ci fa capire che sono animali che hanno una loro vita selvatica da vivere. Quindi in sostanza, per i bambini che guardano la serie, i Pokémon corrispondono agli animali della nostra realtà, come succede poi con tutti gli altri animali delle altre serie. Poi ovviamente ci sono quelli molto più antropomorfi che parlano e si vestono. Scusa, ti interrompo subito perché da ignorante, ma quindi in combattimento i Pokémon tra di loro nei combattimenti possono effettivamente morire? Che io sappia no. Sì, se rimaniamo all'anime no, se rimaniamo nel videogioco sì, succede, è successo famosamente al Raticate di Blue, ma succede continuamente nel manga. Nel cartone non viene mai fatto vedere, però nel videogioco succede varie volte e nella serie manga succede svariate volte. Beh, la serie manga, scusate, è proprio un'altra letto cosa. Comunque, però Satoshi Tajiri ha detto che la cosa più simile che ci fosse a quello che lui aveva immaginato. Un hotel di lusso. Ma non si chiama neanche Pokémon, non sbaglio. Si chiama Pirate Adventures. Ho letto un commento di Dark Sub 97 che faceva ridere: se mia nonna avesse le rotelle sarebbe un elicottero. Scusate, mi ha fatto ridere.
Ma perché hanno, hanno ma poi le ricotte hanno le rotelle da Non lo so, zio, però mi ha fatto ridere. Vai, perdonami, Cristiano. Comunque Mauro ha detto una cosa che io non ho capito che cazzo ha detto. Qualcuno spieghi a Giovanni cos'è un raticate. Esatto, che cazzo è? Cioè, zio, dai. Pokémon che muore canonicamente nella prima serie animata barra videogioco è Marowak, ucciso da Rocket. Vabbè, ovviamente in alcune, in alcune situazioni decidono poi di fare. Però diciamo che succede spesso, per esempio nel primo episodio. Fatelo dire a Cristiano, ragazzi. Fatelo il tuo sì, esatto. Vabbè. Fatelo dire a Cristiano. Io volevo un attimo insistere su tutti gli espedienti che sono stati trovati per rendere accettabile tutta la situazione del combattimento fra animali. Cioè, innanzitutto le Pokéball, che ovviamente dentro sono come degli hotel di lusso, o il fatto che comunque i Pokémon non vengano mostrati non sanguinino, o comunque non muoiono quasi mai. Cioè, tutti questi espedienti ovviamente servono a rendere accettabile l'idea del combattimento fra animali, solo che in realtà non fanno altro che scusami. Niente, scusate, niente. Ho letto Giovanni è proprio lo zio che ti regala la PlayStation. No, no, zio, io regalo la PlayStation 5, però se tu utilizzi dei termini... C'è già, non è ancora uscita. No, in pre-order, però se tu utilizzi dei termini che fanno parte magari di quel mondo, li devi specificare, perché vi ripeto, io non ho mai visto neanche una puntata di Pokémon, del cartone di Pokémon. È una Pokémon. Grossa pantegana. Come grazie, cioè è quello il punto, perché se io mo mi metto a parlare dei plugin di montaggio voglio capire sti geni della chat chi ne sa qualcosa. Andiamo avanti, calmo, Giovanni, no, cioè, mi fanno incazzare queste cose. Comunque mi sto divertendo troppo in ogni e caso, questo era il succo, Cristiano, dobbiamo vai, divertirci. Concludi, no, Cristiano. Concludo dicendo che tutti questi espedienti ovviamente che servono ad ammorbidire la situazione in realtà non fanno altro che peggiorare il messaggio veicolato, proprio perché instillano in fondo nella mente del bambino, suggeriscono quest'idea che sia perfettamente accettabile quindi fare questo, cioè impossessarsi, andare in giro ad impossessarsi di animali selvatici, poi addestrarli e farli combattere in un'arena. Mentre invece quello che dovrebbe fare un cartone animato è proprio insegnarci cosa è accettabile e cosa no, cioè cosa appunto è giusto e cosa è sbagliato, cioè non cercare di trovare degli espedienti per rendere accettabile una cosa che di base nella nostra vita sappiamo che non lo è. Quindi i cartoni animati ce l'hanno un compito educativo. Ora, quello che diceva anche Saidonia su tutti ovviamente certi anime che parlano di combattimento, e pensiamo, che ne so, Dragon Ball, Kenshiro. Ovviamente innanzitutto quello è un target diverso, quelli sono cartoni per adolescenti. Poi certo, anche i bambini se li vedono, questo è vero, anche i bambini se li vedono. In Italia ha lo stesso target, secondo me. No, ma anche lo stesso orario, cioè Naruto e Pokémon andavano in onda allo stesso orario, quindi... Esatto. Sì, appunto. Ora però, se io adulto devo cercare di interpretare quelle scene forti, anche abbastanza splatter, a un bambino, posso comunque basarmi sui combattimenti fra cavalieri, perché in fondo quello sono scontri, duelli fra cavalieri, fra due combattenti, che innanzitutto sono consenzienti, sono consapevoli di quello a cui vanno incontro, lo fanno anche di loro iniziativa, però. Sì, lo fanno di loro iniziativa in ogni caso, però, e soprattutto quello, la differenza è che sono esseri umani. Cioè, cosa vuol dire questo? Che questo condiziona di meno un bambino, perché comunque noi esseri umani abbiamo, come tutti gli altri animali, un istinto di conservazione che ci impedisce poi di fare così facilmente del male ai nostri simili. Se ci massacrassimo tutti come niente, la specie si estinguerebbe, no? Poi è ovvio che la violenza esiste perché fa parte di noi, però per fortuna ci salva questa empatia che abbiamo per il nostro simile, che ovviamente ce l'abbiamo per istinto. Ma l'empatia verso gli animali è una cosa alla quale dobbiamo essere educati fin da piccoli. È una cosa che appunto ci deve essere insegnata, ed è per questo che entrano in gioco i prodotti per bambini. Quindi se io devo a un bambino cercare di spiegare i combattimenti di certi cartoni animati, posso appunto basarmi sugli scontri, sui duelli fra guerrieri, ma anche su tutti gli sport che ne sono derivati e ai quali poi si ispirano, quindi le arti marziali, il pugilato, il kickboxing, che non sono affatto sport violenti, ma anzi insegnano una disciplina, cioè servono proprio ad incanalare l'aggressività. Quindi magari, ecco, un bambino, ecco, se ne rimane affascinato, posso anche mandarlo a praticare arti marziali, insomma, ed è un'ottima idea. Ma come faccio invece a trovare una giustificazione al fatto di animali che vengono raccolti in giro, anche nel modo più mostrato, nel modo più dolce possibile, ma vengono raccolti e poi messi a combattere, capisci?
Vai, cioè, Marco. Questo non posso. Posso, allora, posso chiedere solo una cosa? Che... A che ora va andava in onda il cartone animato? Alle 2, pomeriggio, il pomeriggio alle 4. Sì. Dopo, quando hai finito di pranzare, in teoria dovevi fare i compiti, ma non li facevi per vedere. No, Pokemon. No, io ricordo che c'era il tempo di fare i compiti, sì, proprio veloce. Quindi verso le 16. Ci impegnavo un sacco. Se ti impegnavi, vedi perché sono educativi, perché tra l'altro facevano anche fare i compiti. No, perché io voglio capire, perché essendo diseducativi, ma ne parliamo nel post. Come dice Cristiano, immagino che siano messi i cartoni animati in un orario, essendo pericolosi, tra virgolette, come dice Cristiano, immagino che siano in un orario in cui i genitori non possano controllare, quindi tipo verso le 4:30. Sì, vabbè, sì. Verso le 4:30, quando andavano in onda i cartoni su Italia 1. Ok. Io credo che ogni opera, diciamo, di fantasia poi abbia in sé una sfida, nel senso che secondo me, se ad oggi si vanno a prendere i cartoni che andavano su Italia 1 in quella fascia oraria, non ce n'è uno che partisse da un presupposto che, come dice Cristiano, può essere ritenuto diseducativo. Vedi Dragon Ball, che ci siamo cresciuti tutti quanti, vedi Naruto, vedi One Piece, vedi, secondo me, tanti altri cartoni peggiori a livello di presupposto dei Pokémon. Io credo che Pokémon faccia esattamente l'opposto di quello che dice Cristiano. Secondo me Pokémon ti insegna a prenderti cura degli animali, perché io non ho capito perché in Pokémon è così da stronzi tenere i Pokémon nella Pokéball, però poi tutti i bambini hanno il criceto, che non mi pare che lo lascino libero per casa, sta in gabbia, per dirne una. Lo stesso vale. Ma chi tiene? Perché il criceto lo tiene dentro casa? Scusa, appunto. Il punto è che dopo un secondo. Ma infatti, il punto è che tu tieni un animale, il bambino già vive con il fatto che c'è un animale che tiene in uno spazio chiuso. Quindi non è così lontano, certo, dalla narrativa che tutti quanti i bambini si vivono già, del fatto che sia un animale, c'ha il suo spazio dedicato. Quindi non ci vedo questa cosa così diseducativa, visto che tutti quanti immagino abbia avuto animali rinchiusi, no? Come dice Cristiano, sono animali in teoria selvatici. Se tu c'hai un coniglio, il coniglio, se lo tieni dentro casa, tendenzialmente, ma gran parte del tempo, purtroppo per me, perché io poi è una cosa che mi urta, sta dentro una gabbietta. E quindi a quel punto qual è la differenza? Un animale che dovrebbe stare all'aperto sta dentro casa al chiuso, quindi avere un animale per un bambino è diseducativo? Secondo me no. Allo stesso modo i Pokémon, secondo me, per la narrazione che fanno, perché è ovvio che, cioè, partendo da un presupposto, senza analizzare minimamente la narrazione che viene fatta, è ovvio che può sembrare diseducativo, ma se poi fin dalla prima puntata, dalle prime immagini, è palese che i Pokémon e gli esseri umani sono sullo stesso livello e per quanto abbiano sembianze animali non sono animali, è palese che c'è una volontà del Pokémon stesso nel combattere, perché come diceva Saidonia, sono il rapporto è allenatore e atleta. Quindi il Pokémon che combatte perché vuole vincere, esattamente come l'allenatore, e sta lì perché è competitivo come l'allenatore. Quindi a quel punto, secondo me, quello che arriva da Pokémon è invece la capacità, ti mette davanti il fatto che ci sono persone che li trattano male, persone che li trattano bene, come c'è il Team Rocket. Siccome il tuo punto di riferimento da bambino non è il Team Rocket, ma è Ash, è Misty, è Brock, che sono Giovanni, amici di Ash, Ash è il protagonista. Grazie. Sono tutte persone che le trattano i Pokémon in maniera eccelsa, e quindi il bambino cresce, secondo me, con un esempio molto positivo nel gestire il rapporto con un animale, che ti dimostra che l'animale va trattato come se fosse al tuo livello, che ha dei bisogni, ha una sua volontà, ha delle sue necessità che tu devi, a cui devi prestare attenzione. E nonostante il fatto che ovviamente l'animale che tu hai in casa è sotto di te, ma non che è sotto di te perché vale di meno, è sotto di te perché ovviamente tu sei l'essere umano, l'animale è l'animale, questo non vuol dire che vada trattato come qualcuno di inferiore, anzi devi prendertene cura proprio perché dipende da te. Quindi secondo me fa tutto l'opposto. Allora, il problema è che Marco si è concentrato sulla cosa sbagliata. Il tuo criceto non lo fai combattere con altri criceti. Però faccio fare ai cani le cose con... Non, cioè, fai combattere agli altri cani, perché per è illegale il combattimento tra cani. Ogni combattimento in tutti quanti gli stati civili, il combattimento tra animali non è consentito, perché il problema è che gli animali, in quanto facilmente manipolabili, non
viene il considerato palio di Siena crudel... lo fanno ogni anno, ma non è infatti, dire solo è, questo e infatti è una baria, infatti la cosa è la corrida, hai appena dato un, non un martello, un incudine sui piedi. No, non il è problema così. È che è crudeltà sugli animali, perché il problema è che quegli animali non possono scegliere se fare quella cosa o meno, perché siamo i loro padroni e decidiamo noi per loro. Quindi, Pokémon, sì. Una volta i Pokémon non possono scegliere, Marco di breve. I Pokémon non possono scegliere e lo dimostra questo questa dichiarazione a posteriori. Le Pokéball sono hotel di lusso, è una presa per il culo, una presa per il culo grande quanto un hotel di lusso, perché a parte che avevo promesso che avrei citato il nostro caro amico Tiziano Ferro che dice, infatti ero curioso, vive in una gabbia d'oro ma sempre in gabbia ero. Il fatto che questi cazzo di Pokémon possano stare in un hotel di lusso non significa, diciamo, che citavi notizia e l'anagramma no, del mio no, nome hai visto, sono arrivato dal di lato. Il fatto che questi Pokémon siano rinchiusi in un hotel di lusso non significa che non sono rinchiusi, perché il problema è che noi non stiamo parlando, per quanto Ash, che tu Marco dici come esempio di grande, Ash c'ha una quantità di Pokémon nel box che non ha mai ritirato. Tutti quei Pokémon. Spiega Giovanni cosa è il box. Che cosa vuol dire? Cioè, quando nel box... tu puoi portare un massimo di 6 Pokémon con te, tutti quelli che non usi li tieni in un PC digitalizzati. Ok, grazie. Non è difficile, avete visto, ragazzi? Non è difficile spiegarle le cose. Grazie. Ma in questo concetto, quindi, questi Pokémon sono infinitamente rinchiusi, digitalizzati in un hotel di lusso. Ok. Che non penso sia una cosa bella. Quindi il discorso qui, quindi, non è quello che il cartone mostra. Ok, ma sono le implicazioni del mondo che racconta. Prima Saidonia diceva: ok, però c'è la sospensione di incredulità. Diceva in Fullmetal Alchemist: non viene insegnato ai bambini che è giusto menarsi tra di loro. Ok, no, certo, viene insegnato che non è giusto fare qualcosa che ti dicono che è proibita. Quando gli dicono non dovete provare la trasmutazione umana e loro ci provano lo stesso, l'insegnamento è non dovete provare a fare una cosa che vi è già stato detto che è un problema, e viene fatto vedere qual è il problema. Ora io vorrei velocemente concentrarmi su alcune piccole cose che purtroppo sono integrate nel mondo Pokémon e che sulla quale il mondo dei Pokémon in questa maniera, dicendo le Pokéball sono hotel di lusso e questo non fa male, i Pokémon in realtà vogliono tutti quanti combattere, eccetera, 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 in realtà cerca di sorvolare, ma non può, perché sono intrinseche al funzionamento del gioco in generale, del franchise. Allora, prima di tutto vorrei parlare di come funziona, come vengono trattati all'interno del gioco i Pokémon. Sono letteralmente trattati come delle cose di cui ti puoi liberare quando non sono abbastanza forti. Esiste una tecnica che è integrale al gioco che si chiama EV Training. Che cosa succede? I Pokémon sono governati da delle statistiche interne del gioco, ok? Che sono, diciamo, le loro abilità innate. Qui Giovanni mi perdo anch'io, considera. Nella vita reale. No, ma sto quello cercando di capire. Quello che succede è che queste abilità sono ereditarie, ok? Tra i Pokémon. Quindi tu puoi fare, puoi fare accoppiare due Pokémon con delle abilità che ti piacciono ed ottenerne uno che ha l'abilità che ti piace. Quindi che cosa fanno i giocatori del gioco? Fanno accoppiare anche dell'eugenetica. Accoppiare tra di loro i Pokémon con le caratteristiche migliori, fanno schiudere l'uovo, controllano, non sto dicendo lo facciano i bambini, sto dicendo che questo concetto è intrinseco al mondo dei Pokémon. Fanno accoppiare i Pokémon tra di loro, se il risultato è una cosa buona, ok, bello, me lo tengo. Se non è una cosa buona, lo butto, non mi serve. Mi serve un Pokémon competitivo. Il paragone con gli atleti non esiste, perché gli atleti sono liberi di dire voglio farlo o non voglio farlo, e voglio farlo solo se mi dai dei soldi. Ma cosa ricevono in cambio? Questa ricevono cosa niente. È chi... Scusa. Bravo, sei stato bravo. Adesso, se vuoi, sta pietra evolutiva della lancia in testa. Scusami. E Mauro, poi continui. Questa cosa è chiaramente spiegata nel cartone animato che va in onda alle 16:30, o è una roba che sta da un'altra parte? Io mi sto allargando ai videogiochi, perché per me non si allora può ok allora per me è nullo, per me è nullo, vai avanti, ma per me è nullo. Parlo di un'altra meccanica che invece è tranquillamente presente in tutto il resto, perché i Pokémon ce l'avevano una possibilità di rendere questa cosa chiara, ce l'avevano la possibilità di dire dovete trattare i vostri Pokémon bene, e se lo fate è bene, se non lo fate è male. Quando nella seconda generazione è stata introdotta l'amicizia, ok, tu c'è una caratteristica che dice che se il tuo Pokémon è più contento o non è più contento di stare con te. Se tu lo tratti bene lui è contento, se non lo tratti bene non è contento. Lo sapete a cosa serve questa cosa? A un cazzo. Non c'è nessuna ricompensa se tratti bene il tuo Pokémon. Nel gioco nessuno ti dice bravo se hai trattato bene il tuo Pokémon. L'unica cosa che succede è che alcuni Pokémon, 3,
nella seconda generazione si evolvono se li tratti bene. Solo tre. E quindi il concetto è: non devi trattare bene tutti i Pokémon, devi trattare bene questi tre Pokémon. Se li tratti bene, si evolvono. Gli altri pure puoi sbattere. Tanto non cambia niente. Si possono avvelenare, possono svenire, possono. E non succede nulla. Infine, per tornare a quello che diceva Adriano, nella serie animata si vede che i Pokémon muoiono. Si vede spesso che sono in fin di vita. Non si vede mai che muoiono perché che è una serie per bambini. Però il concetto qual è? Che muoiono. In fin di vita. Succede nel primissimo episodio che Pikachu va contro un'enorme banda di Spiro e fa una mossa che lo fa finire in fin di vita, e tutto l'episodio gira intorno al fatto che Ash lo deve portare in braccio di corsa all'ospedale, perché se non si sbriga Pikachu muore. Ah, ok. Quindi nel senso è intrinseco. Muore, l'hai inteso tu. Ah no, che cosa gli succede? Sta molto male all'infinito. Sta male, non, cioè, non arriva che muore. Vabbè, ma non è quello il punto. Comunque no, non no. arriva che muore. Da non è quello il punto. Parola assai idonea. Io da questa cosa ho solo capito che c'è un animale in difficoltà e qualcuno cerca di salvarlo. Quello che sto dicendo è che si vede che Pikachu connesso a grossi macchinari, che sta talmente male che gli devono mettere un respiratore, che sta talmente male che lo devono attaccare a dei macchinari. Se fanno male. Vabbè, mi sembra chiaro. Mi sembra chiaro. Sì, sì, vabbè, che non è così, è così. Allora, il punto per concludere, perché pure Giovanni insisteva parecchio su questa cosa, sono diseducativi perché cercano di levare tutte quante le cose negative da una roba che però, per quanto possiamo dire che è fantasia, ha un'applicazione che un bambino fa uno più uno nella vita reale. Cioè è ovvio che io adulto non vado a lanciare un cane contro un altro cane, ma i bambini non hanno la capacità di distinguere. Allora i Pokémon sono delle creature fantastiche, il mio cane Fido invece è un animale. Certo, questo è ovvio. Vogliono i Pokémon, e quindi il cartone gli insegna che non c'è conseguenza negativa, perché tanto i Pokémon vogliono combattere, non si fanno così male, al massimo svengono. E questo è il problema. Vai, Saido. Io chiederei solo a Saidonia di, se può inizialmente, di concentrarsi sul discorso cartoni animati alle 16:30. No, certo, scusate, certo. Ragazzi, so che sono un rompicoglioni, però se cominciamo a parlare dei videogiochi, delle cose che possono mettere per le mani, possono utilizzare gente che comunque comincia a connettere di 15-16 anni, non abbiamo detto un cazzo. Quindi grazie. Io sono estasiato da Mauro che con una maglietta con scritto Pokémon Trainer ha detto tutto quello che ha detto in questo momento parlando di... Perdonate, io c'ho con questo, capito? È incredibile tutto questo. Perdonatemi, mi prego. E non è tutto ancora più bello questo format così? No, sono seriamente estasiato, è bellissimo, cioè ci stiamo credendo tutti. Allora, parto dicendo che secondo me dovremmo cambiare il titolo alla live, invece di mettere i Pokémon sono diseducativi, dovremmo scrivere parliamo della percezione dei Pokémon che ha Cristiano, perché è quello di cui stiamo parlando da un'ora. Stiamo partendo da un assunto che è: i Pokémon portano i bambini a pensare che allora gli animali. Esatto. E purtroppo secondo me qui si crea un'aporia di ragionamento, un cortocircuito devastante, perché questo parallelismo... Ma scusa Saido, aporia, Mauro, penso che tu non l'abbia mai detto. Ha vinto Saido, mi dispiace. No, perché noi ogni puntata... Vai, poi... Ti dico, vai. Io ho detto Crismi prima. Aporia me lo ho detto io Crismi però. Cioè, allora, fanno sempre Crismi a gara a chi tira fuori il termine del cazzo della sera, dai. No, il problema, vai. Il scusate, problema è che... per chi non lo sapesse, problema le cui possibilità di soluzione risultano annullate in partenza dalla contraddizione. Esattamente, esatto. Bravissimo. Ah, non avrei saputo definirlo meglio. Anche perché Google che l'ha definito per me. Il problema non è tanto che Cristiano abbia questo pensiero sacrosanto e legittimo, ma il fatto che la serie obiettivamente non suggerisce questo parallelismo di cui stiamo parlando, perché tra l'animale e il Pokémon ci sono talmente tante differenze, al di là del fatto che in quel mondo esistono esseri umani e qualcosa di vivo non vegetale diverso dagli esseri umani, che quindi noi associamo per proprietà transitiva agli animali. Il Pokémon innanzitutto vive liberamente, si fa catturare sostanzialmente in maniera altrettanto libera, peraltro vivendo al contempo, se no, in una natura che non è buonissima con lui, e la puntata che citava Mauro degli Spiro lo conferma. Gli Spiro avrebbero tritato il deretano di Pikachu se Ash non avesse preso la bici e salvato. Quindi in realtà la natura di Pokémon già dalla prima serie viene presentata come anche piuttosto crudele, e in realtà i Pokémon a volte si fanno catturare per essere protetti dall'essere umano e allenati, come dicevamo prima, dall'allenatore. Il Pokémon quindi, non a differenza dell'animale, ha delle capacità intellettive innanzitutto
innanzitutto iper 500.000 volte superiori. In più gode nel combattere, questo viene più volte esplicitato all'interno della serie, cosa che l'animale non fa nel mondo reale. E non puoi evincere da Pokémon che nel mondo reale il tuo cane goda nel prendere calci in faccia, laddove nel mondo di Pokémon è chiarissimo che Pikachu, quando perde, rosica. Sì, prova dolore sicuramente, ma il focus della narrazione è sul fatto che Pikachu è sfavato, termine tecnico, nell'aver perso, e vuole una rivincita, vuole combattere di nuovo al fianco del suo allenatore per appunto succedere al... Ed ecco perché il mio parallelismo veniva fatto nella gara che il cane può fare nel mondo reale saltando, perché quello è un parallelismo che ha senso, un momento di collaborazione, di cooperazione tra uomo e qualcosa di diverso dall'uomo, atto a divertire entrambi e vincere qualcosa, e quindi una sorta di sport che fa godere sia l'una che l'altra parte. Nel caso di Pokémon, quindi, questa avvicinanza tra animali e Pokémon è qualcosa che, a mio avviso, sente più cristiano piuttosto che un messaggio reale che oggettivamente viene dato dalla serie. In più, rispondo anche a un'accortezza che è stata detta prima: l'amicizia non serve a niente. Non è vero, ci sono mosse come Ritorno, che vengono esplicitate anche nella serie, che purtroppo... insomma servono, e di fatto sono Ritorno e Frustrazione, però, che non la stai citando, perché c'è anche Frustrazione, sicuramente c'è anche Frustrazione, che al contrario fa attaccare di più il Pokémon che è più frustrato. Quindi ottieni un vantaggio se tratti male il tuo Pokémon, ma è di più con Ritorno, tant'è vero che Frustrazione non si usa in competitivo, è vero. L'amicizia dà più benefici della disamicizia nel complesso, quindi del, non so come definirla in italiano, la non amicizia, la frustrazione, inimicizia, bravissimo. L'essere una merda. Sì. L'inimicizia del Pokémon. Per quanto riguarda l'eugenetica, è chiaro che qui Mauro dice il vero. Sicuramente nel videogioco, che non c'entra niente col cartone, ma insomma per completezza lo diciamo, io seleziono il Pokémon migliore e scarto tutti gli altri, ma lì addirittura arriviamo semplicemente al funzionamento del videogioco, che deve essere scorporato da un messaggio che non vuole essere veicolato in quel modo. Il videogioco non vuole veicolare che la migliore creatura vinca e tutte le altre debbono essere liberate. Il videogioco vuole veicolare il messaggio: hai speso €50 su di me, per favore comprati anche i DLC e rimani con me. È un videogioco, funziona. Allora, abbiamo finito anche il secondo giro, è lunga questa seconda opinione, però molto interessante. Teniamo le ringhe finali. Sì, adesso. Diciamo al buon Giacomo di lanciare il sondaggio in chat, quindi mi raccomando, voi della chat adesso votate, perché siete fondamentali. Giovanni, nel frattempo tu vuoi ringraziare qualcuno? Io volevo ringraziare solo Aikituan. Aikituan, che dice Aikituan sarà, esatto, amo dona 5 euro e dice: amo i Pokémon, ci sono cresciuta ma ho sempre odiato gli allenatori. Quando giocavo mi sentivo in colpa perché mettevo in cattività questi poveri animali. Che infanzia brutta e che hai passato. E collezionarli è un messaggio ancora peggiore. Bella, cioè, cani. No, perché l'ho catturato, sono un conflitti mostro interiori. Fatemi finire. Odio collezionarli, questi poveri collezionarli, un messaggio ancora peggiore. Bella cani, via d'oro, Mauro is the best. Il sondaggio intanto è partito, quindi arringhe finali. Allora, e credo che sarà finali. Vai Cristiano con la tua arringa in difesa e poi vediamo chi la farà l'accusa. Vai Cristiano. Allora, riprendo quello che ha detto adesso Saidonia. Ovviamente i Pokémon non sono animali, nel senso che sono animali di fantasia, ovviamente, ma è chiaro che sono personaggi, come ho detto prima, che hanno una corrispondenza con gli animali della nostra realtà. Tutti gli animali nei cartoni animati, come ho già detto prima, non sono semplicemente animali, hanno ovviamente una loro volontà, hanno una loro capacità di intuizione, quando proprio non parlano, quando non sono proprio antropomorfi, hanno comunque una capacità di intuizione superiore a quella che vediamo nella realtà, ma di fatto sono gli animali dei cartoni animati, e anche i Pokémon rientrano, almeno secondo il mio punto di vista, in questa categoria, cioè hanno una corrispondenza con gli animali per quanto abbiano poteri fantastici. Sappiamo che vivono in natura, nel mondo dei Pokémon, vivono in natura, una natura anche ostile, e tra l'altro mi ricordo c'è un episodio in cui Ash, in una puntata trova un branco di non mi ricordo quale Pokémon, quale specie di Pokémon, caccia subito fuori la sfera Poké per cercare di catturarne qualcuno, cioè proprio così. Ecco, queste sono cose che vengono fatte vedere nella serie animata, quella delle 16:30. Ok, grazie. Ora, quello che dico io,
Ash, Misty e Brock non potevano essere semplicemente dei giovani naturalisti studiosi di queste creature, cioè appassionati che andavano in giro a studiarle, o limitandosi ad osservarle da lontano, a studiare e ad ammirare le loro caratteristiche, magari salvandoli da dei cattivi come il Team Rocket che cercavano di catturarli, ecco. Invece no. A parte che così i videogiochi e il gioco di carte si sarebbero potuti fare lo stesso, cioè nel senso che è vero che c'è un giocatore in possesso di alcuni Pokémon che quindi li usa nel gioco, però di fatto i giochi avrebbero potuto semplicemente simulare gli scontri che possono avvenire in natura fra queste creature. Quindi ecco, questo concetto di base non avrebbe pregiudicato poi il merchandising, no? Si sarebbe potuto fare lo stesso. Invece no, la serie ci mostra che l'essere umano non può opporsi semplicemente a distanza, a limitarsi ad osservare, ad ammirare e a studiare queste creature e le loro capacità. No, lui deve impossessarsene, deve farle sue, no? Deve sfruttarle in un combattimento, in un'arena, per ricavarne anche un proprio utile. Ecco, nonostante gli animali lo facciano volentieri, e anche questo è un messaggio sbagliato, cioè il fatto che gli animali lo facciano più che volentieri e si consegnino di loro spontanea volontà all'allenatore, però di fatto anche questo è un messaggio fuorviante, quello che sto dicendo dall'inizio, ecco, perché non trova proprio, lancia un messaggio sbagliato, cioè un bambino è portato a pensare che il giorno in cui troverà un nido di passerotti potrà tranquillamente prenderseli, invece di dirgli lasciali stare lì perché fanno la loro vita, sono nutriti dai genitori, si potrà prendere e metterli nella gabbietta assieme al criceto, magari organizzando degli scontri. Però Cristiano sogna un mondo di Pokémon fatti da solo Tracy, per chi ricorda il fastidiosissimo disegnatore della seconda stagione. Certo, hai perfettamente ragione, Mauro. Concludo dicendo, lo so che è difficile dare un giudizio negativo ad una serie con la quale siamo cresciuti, ma qua si tratta semplicemente di avere un occhio più analitico, cioè di essere obiettivi, di separare l'obiettività dall'emotività e di considerare che forse certi contenuti in una serie che ci ha appassionato da piccoli magari potevano essere trattati in modo diverso. La gente lo fa continuamente quando ripensa alle serie che amava nell'infanzia, no? Comunque poi con un senno di poi si guarda anche con un occhio un po' più critico, ecco. Vai, grazie Cristiano. Chi la fa? Dai, dai Francesco. Siamo passati a chiamarti Saido, però forse va benissimo. Io ho cominciato. Come vi pare? Ho visto che lo facevano in chat e me ne sono appropriato. Va benissimo. Allora, continuo a sostenere che secondo me è la percezione di Cristiano quella di cui stiamo discutendo, purtroppo, e non la percezione obiettiva del cartone. In Pokémon, i Pokémon possono essere catturati, ma possono anche non farlo e rifiutarsi. Tant'è vero che Pikachu esce dalla Pokéball, non ci vuole stare, quindi possono tranquillamente rimanere in natura, cosa che un animale messo in catene purtroppo non può fare. Quindi, qui il parallelismo vacilla. Punto numero due, i Pokémon possono rifiutarsi di combattere, possono rifiutarsi di compiere gli ordini che gli impartiscono i propri allenatori. Purtroppo il parallelismo con il mondo reale anche qui vacilla, perché come diceva Cristiano, se vado da un nido di passerotti e me ne approprio, fondamentalmente ci riesco agilmente. Laddove faccio il forbito, se andassi in un nido di PG8 che non credono in me, che non vogliono farsi catturare, provassi a appropriarmene, probabilmente mi crivellerebbero l'ano di beccate, quindi di fatto anche in questo caso non sarebbe possibile propriamente. PG8, Giovanni, sono una specie di piccioni malvini. Sì, certo. Hanno i capelli come te, considera, okay. Giovanni. Così, con gli stessi capelli. Sì, quello è più PJ8. Sì, esatto, tutta la famiglia. Quindi in generale credo che Pokémon non possa lasciare al bimbo il messaggio di prendi l'animale, appropriatene e fai quello che vuoi, perché l'animale è un essere troppo distante dal Pokémon. Quello che può insegnare Pokémon probabilmente è di trattare una specie diversa da quella umana con rispetto di quelle che sono le sue esigenze, tant'è vero che più volte tutti i personaggi di Pokémon si ovviamente curano dei Pokémon e di quello che vogliono o non vogliono fare. Il fatto è che ovviamente quello che vogliono o non vogliono fare è molto lontano dal desiderio volitivo di un essere animale del nostro mondo reale. A tal proposito, per chiudere un attimo il role playing e insomma fare da maieutica platonica e in generale nel pubblico una riflessione, vi ha massacrato coi termini stasera, cioè proprio va steso per almeno il prossimo mese, ragazzi, in due secondi.
Vai. Maieutica, voglio il comando in chat. Ma invito a cercare alcuni studi psicologici che sono stati tenuti in America che dimostrano che con la visione di Pokémon molti bambini degli anni 90 o nati alla fine degli anni 80 hanno migliorato il loro rapporto con gli animali, e peraltro questa cosa si è ripetuta con Pokémon Go, che ha portato le persone a riavvicinarsi alle creature digitali e per questo camminare, portare più spesso fuori il proprio cane e magari dargli qualche accoppolo d'affetto in più. Questo non lo dico io, lo dice la medicina, quindi mai quanto il COVID. Le opinioni, vi invito a fare questa lettura interessante. Sidonia, però, mai quanto il COVID. Ci sono animali che non erano mai usciti da casa. Col COVID sono usciti tutti. Nel 2016. La gente ha portato a pisciare pure i topi col COVID, con la quarantena. Team Plasma, però, Vince Pac e Nenne dice Cristiano è palesemente N col Team Plasma. È vero. Che sarebbe? Che è il miglior cattivo. Lascia perdere, Giovanni. Vabbè, lascio perdere, Adriano. Ok, allora il sondaggio ovviamente Giovanni, è finito. Com'è finito il sondaggio? Il sondaggio è finito, quindi l'opinione di Cristiano. Grazie Cristiano per aver portato questa opinione, che ci ha anche permesso di avere Sidonia qua, che ringraziamo intanto questa sera. Era i Pokémon. Cristiano, mi dispiace tra l'altro che sei ritrovato in questa situazione. Sì, esatto. Era... Però sei stato veramente bravo. A nessuno è mai successo di portare un'opinione pericolosa contro un esperto del contrario della propria opinione. È la prima inculata. L'ho saputo l'altro ieri. Esatto. È stata una bellissima discussione. Assolutamente. Pure secondo me. Pure ma secondo anche me. Perché adesso poi continuiamo in termini un po' meno arrabbiati per allora, dicendo davvero quello che pensiamo. Ragazzi, ecco. Ma non siamo stati 2 ore e 25. Ma sì, 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 nel senso. Ma 2 ore e 25. Allora, i Pokémon sono diseducativi. Il sondaggio, la gente ha risposto. Quindi il 26%. Contro il 74%, Cristiano già fa quella faccia, perché il 26% ha risposto sì, cioè 241 persone, 699 persone, il 74% ha detto no. Quindi per la chat i Pokémon non sono diseducativi. Giovanni, posso dire sempre io? Prego prima. Adriano, tu sei il giudice padrone di casa, perché... quindi quello non te lo leva nessuno. Allora, partendo dal fatto che, riprendendo un attimo, tu sei padre, cosa della Adriano, Pokeball... Sì, sono padre, ma nonno. Della cosa dell'hotel di lusso della Pokéball, appunto, mi sembra veramente un po' una paraculata messa. È come era J.K. Rowling, che qualche mese fa ha detto no, ma chi è che non so chi è che era un altro, quello che non era. Ha detto tante cose, che Hermione, esatto. Hermione è di colore, ha detto un sacco di cazzate. Mi sembra un po' una mossa di quel tipo là. No, allora, intanto io penso che in realtà il parallelismo giusto sia un po' quello dell'allenatore, tipo del pugile, perché poi alla fine tu stai allenando qualcuno facendo a pizze, più che dell'allenatore. Pugile pia comunque un botto dei soldi. Pugile pia un botto dei soldi e forse non vive in un hotel di lusso. No, beh, dipende. No. Dipende da che pugile è. Dipende da che pugile è. No, allora Saido dice si capisce che all'interno del cartone che possono essere i Pokémon trattati bene e trattati male, si capisce che quelli che li trattano male sono degli stronzi, però e poi dice il messaggio in realtà che passa non è subito quindi quello, uno deve andare a scavare più a fondo, se no Naruto ti insegnerebbe a fare a pizza a ricreazione, però il problema è che poi tu stai parlando con una fascia di età che difficilmente c'ha la capacità analitica di andare a fondo, no? E magari si ferma di più ai messaggi più superficiali, quindi tu poi rischi che tutto quello che tu ci vuoi mettere dietro non venga colto da quello che è il target principale del prodotto. E poi, scusa, chi è che parla? Chi avete detto? Nessuno ha detto niente. Scusatemi, ho preso questo momento di pausa per dire una cosa divertentissima. Sì. Che è successo? Ma Mauro e Sidonia sono andati via. Io non ho fatto niente, raga. Spero non sia saltata la live, ragazzi. Ah, no, noi ci siamo ancora. Aspetta, sono tornati. C'è chi sono tornati. Che è successo, ragazzi? Ecco. Non si sa. No. Va bene, dai. Va bene, ci siamo, scusate, ci siamo. Adriano, continua. No. Okay. E... sì. No, forse Mauro, il tuo momento divertentissimo non era così divertente, quindi no, forse... era molto divertente, me lo tengo per dopo. Quindi su tutto questo, sommato anche a quella storia su la selezione, l'eugenetica che diceva Mauro, io voglio dire che sì, voglio dire che i Pokémon sono diseducativi, ragazzi, secondo grande. Me perché c'è
Perché è vero che poi il bambino, comunque 10, 11, 12 anni, che si vede presentare un mondo di questo tipo, può pensare con l'amichetto, oh, domani famo fa pizze al cane mio contro il cane tuo. Che ragazzi, è come nata la boxer, è pieno poi di bambini giusto, che dopo che hanno visto i Pokémon facevano scontri da state... Quindi Giovanni, sono cazzi miei, come si dire. Allora lo fanno con le lucertole, le tartarughe, allora, beh, io... si divertono a menarle, insomma, a prenderle a martellate. Io so, ragazzi, non è da ridere, non è da ridere, perché succede in realtà. È succede. Sì. No, io parlavo di pitbull, gli animali più piccoli, effettivamente non ci pensavo. Allora, io sono un boomer, sono felicissimo di esserlo, assolutamente, perché sono cresciuto con dei cartoni animati che, rispetto a quello che ci avete raccontato questa sera e che avete cercato di farmi capire del mondo dei Pokémon, che io non conosco minimamente, se non per un videogioco dove ci ho giocato 20 minuti, che è semplicemente un GDR con degli esserini, che potrebbero essere simili a degli animali ma sono degli esserini. Rispetto a questo, i miei cartoni animati erano delle catombe. Allora, perché io sono cresciuto con Giorgi, ma non ho mai pensato di bombarmi mia sorella. Io sono cresciuto con abbia mancato il punto del cartone. No, è quello il punto. Cioè, nel senso, io sono cresciuto con tutta una serie. Cioè, io sono cresciuto. Il messaggio c'è la trama. Io sono cresciuto con tutta una serie di cartoni animati che andavano in onda alle 4:30, che c'erano dei messaggi, tra virgolette, c'erano delle cose molto più pesanti rispetto a questo. Sono cresciuto anche con Anna dei Capelli Rossi, con Candy ragazzi, cioè, porca miseria, c'erano delle cose allucinanti, cioè c'era Candy che era giuste. Candy che era trattata in una maniera tremenda, però io non ho mai voluto menare la suora con cui stavo alle elementari, la odiavo per un altro discorso, ma non perché di nuovo. Ma non perché ero conosciuto, perché? Cioè, il discorso è quello: sono cresciuto. Vi state zitti un attimo, sta parlando il giudice, porca miseria. Oh. E che cazzo, sono cresciuto con tutta una serie di cartoni animati che c'avevano Dolce Remi, dicono in chat, con tutta una serie di cartoni animati che c'avevano delle tematiche o comunque potevano diseducare in maniera molto più pesante di quello che fanno i Pokémon, o di quello che qui si è capito stanno facendo i Pokémon. Non solo, mi volevo legare tanto a una cosa, io un pochino non mi piace questo discorso di una roba che è diseducativa, un cartone animato alle 4:30 del pomeriggio. Allora, se una roba è come il cartone animato di Pokémon, può essere potenzialmente diseducativa per un bambino di 5 anni, 6 anni, perché io presumo che dai 13-14 anni cominci più o meno a ragionare con la tua testa. Quindi parliamo per un bambino di 6 diciamo anni. 8-10. 8-10, addirittura meno. Ok, quindi per un bambino di 5-6 anni. No, dico magari più che 5-6, era più per 8-7-8-9. Ok, 10. Scusami. Però penso che ci sono comunque i genitori che fanno i genitori, cioè che comunque, se io lo vedo anche con la nipote della mia compagna, che vede tutta una serie di cartoni animati. Ovviamente il bambino più piccolo vede i cartoni animati, quelli stupidi, vede Pingu, vede piano con le parole su Pingu, andiamo avanti. Nel senso, è molto semplice come cartone animato, però insegna, viene citato Pingu in Opinioni Pericolose. Esatto, insegna ai bambini determinate cose, cioè c'era una puntata dove Pingu praticamente capiva perché non era il caso di farsi il bagno con troppo bagnoschiuma, e la bambina stava lì e stava cercando di imparare questa cosa. Anche il bambino più piccolo, la bambina più grande, poi se vede qualcosa di diverso, tipo i Pokémon, che già possono essere non per bambini di 5 anni ma di 4 anni, ma possono essere per bambini di 5-6 anni, perché i bambini più piccoli manco lo capiscono quello che stanno vedendo. C'è qualcuno ovviamente che fa il genitore, che spiega qual è la situazione, cioè spiega cosa sta vedendo il bambino. I bambini vanno seguiti, cioè se tu prendi tuo figlio e lo schianti davanti alla televisione, quello si vede qualunque cosa. Ci sono telegiornali alle 3 del pomeriggio che ti insegnano molto peggio di quello che ti possono insegnare i Pokémon. Insegna, Mauro, stai zitto, tocca a me. Ok, da mezz'ora che stai a parlare, sono il giudice. Vabbè, tu hai già parlato per 2 ore, quindi sostanzialmente, secondo me, un cartone animato come i Pokémon, per quello che hanno detto Marco e Saidonia, Francesco, non possono essere diseducativi.
E se hanno vagamente, sono. Quindi non lo sono per niente. Se hanno vagamente, non possono, vuol dire che non sono diseducativi, Mauro. Nulla. Non lo sono. Quindi, se hanno dei messaggi che possono essere fuorviati da bambini piccoli, ci sono i genitori che gli possono spiegare. Senza sono diseducativi. Senza... Mauro, questo lo stai dicendo tu, non io. Io sto dicendo che non sono diseducativi. Oh. Non lo sono per niente. No, non lo sono per niente. Qui abbiamo vinto. No. Mauro Zingarelli, stai zitto. Non solo. Mauro, non mi è piaciuto, e questo te lo voglio dire, non mi è piaciuto perché Cristiano si è mantenuto con la serie animata. Tu hai sfociato nei videogiochi che, attenzione, nonostante continuate a dire che le due cose non si possono scindere, però per dei bambini per cui il cartone animato può essere diseducativo, invece devono essere, si possono scindere. Non sono d'accordo, perché magari un bambino di 5 anni, una persona che non ha mai giocato ai videogiochi, ha solo visto la serie animata. Ma sono io. No, io ho giocato ai videogiochi. Nel post opinioni pericolose. Vabbè. Adesso quindi ufficialmente. No, ragazzi, non ero confuso. È che mi confondo, mi interrompono. Grazie Giovanni, adesso prego. Puoi azzittirti per favore. Ufficialmente vince l'accusa questa puntata, quindi i Pokémon non sono diseducativi. Mi dispiace Cristiano. Grazie però, mille Cristiano, perché veramente è stato spettacolare, e soprattutto l'abbiamo messo contro, sì, penso, la persona d'Italia, forse d'Europa, più difficile contro cui stare per questa opinione. Quindi veramente grazie, e ci dispiace un po' che ti sei capitato così. Probabilmente avresti vinto se non ci fosse stato Saidonia dall'altra parte. E dopo questo dico un'altra. Io avevo paura di Mauro, che invece mi è stato affiancato, quindi no, Mauro, veramente... grande lavoro, e infatti lavoro. Questo lavoro, dopo aver ripreso Mauro, volevo fargli un applauso, perché lui è riuscito benissimo ad attaccare l'amore più grande della sua vita. Ma dopo adesso, la sua compagna, ne spero parliamo bene nel posto opinioni pericolose, perché mi è venuto così facile. Comunque sono stupito che nessuno abbia ancora fatto il meme: Mauro, dovevi sconfiggerli, non unirti a loro. Esatto. Sono molto allora deluso. Ringraziamo Cristiano. No, volevo soltanto, a parte, vai, appunto, fare questo elogio a Mauro, che veramente proprio dovrebbe fare l'elogio. Dovrebbe anche lui fare entrare in politica nella vita, perché manca Mauro, ci manca Mauro, ci manco io. Sì, cioè, ci ha fatto una cosa veramente che è andato contro veramente un amore suo personale, quindi cioè proprio, vabbè, mi inchino. E poi volevo dire anche a Staidonia che ho visto i suoi video, soprattutto Memoride, e mi sono piaciuti veramente tanto. La serie Memoride. Ah, ok, era leggermente in ritardo. Grazie. Grazie. E quindi allora, grazie ragazzi, mi sono divertito tantissimo, e continuate. Dagli tutta, dagli tutta. Continua a seguirci adesso. Noi ti salutiamo Cristiano. Grazie. Ciao Cristiano, mille. Grazie. Continua a seguirci, noi ci prendiamo come al solito 2 minuti di pausa, 2 veramente, anche meno. E torniamo qui con il post, ma neanche 2, post opinioni pericolose, dove riprendiamo da questo argomento Pokémon e diciamo veramente cosa come la pensiamo sul serio, soprattutto come la pensa Mauro. Volevo chiedere a Francesco se lui voleva rimanere o tu andava resti. Via. Va bene, va bene. Qualche ora, vero, io voglio, anche davvero io voglio sapere, voglio farti delle domande oneste, Francesco. Vai, vai, vai. Dai, pausa. Ciao, ciao.